Ben Snyder Locanda Nascosta. Buonasera. Noi riprendiamo. Buonasera a tutti. Più o meno riprenderemo più o meno da dove abbiamo lasciato l'altra volta. A causa di un bug ci rifacciamo questo fight e siamo pronti per l'atto 2. Siamo come al solito io, Domenico e Nico che gioco lo scartellato, quindi il ladro più brutto del West. Poi c'è Marco che gioca invece la cappellana devota, una chierica veramente molto cattiva che vuole solo menare le mani e basta, questo è il suo unico scopo della vita. C'è Francesco che gioca un mago rintontito, che è Glaurung Octopussy. E poi c'è Salvio che invece gioca un druido bruttissimo e che sembra un coglione, ma poi in realtà tanca come un dannato. Quindi via, cominciamo. Vabbè ragazzi, oggi andrò via una mezz'oretta prima del solito per un problema. Sì, non ti preoccupare. Allora, forza, chi tocca? Tocca a uno scheletro. Ah, uno scheletro. E a Salvio. Ah, così rompo qualcosa, forse. Sicuramente i coglioni. Boom! Peccato. Ammazziamolo subito, ragazzi. Prono. Non è prono. L'altra volta l'avevamo shottato quasi di primo turno. Sì, sì. Ah, mo' il bullet fa cose. Cazzo. Ha colpito lui. Ma è il nostro alleato. Sì, è il nostro alleato. Ha colpito il suo maestro. Perché non si è alleato? E che ne so. Ha resuscitato un ognomo. Sì. Buttatelo qua, 4 lo scheletro. Buttatelo giù, vabbè, dopo lo vado. Sporre di Bib Bang. Aia. Tali. Vai zombie, va, no, vai. Scheletro. Sapore della velocità. Dai, scheletro, cazzo. Vai, uccidi. Mancato. Bravo. Dai, a cazzotti così. Ah, a chi siamo accesi comunque quasi, vabbè. Lo butto giù, raga. Sì, sì, buttalo giù. E poi. Ma ragazzi, ho letto che se gli facciamo un incantesimo dove c'è la luce, prende vantaggio a ogni prova. Troppo pesante da respingere. Wow. E quindi niente, attacco e basta. Wow, 45%, che schifo. Perché non mi fa lanciare? Wow. No. Lanciare, mamma mia, shottato ragazzi. Buono. Gli hai tolto 34. Ma shottato. Ragazzi, shottiamolo. Dobbiamo ucciderlo. Tanto questo non ci attacca. Ragazzi, guardate che fa. No, ma se manca un ognomo, è morto. Ma ma perché aveva un HP. Puff. No, usurper is dead. Ma ragazzi, quello sta lì, non ci fa niente. Quindi il bullet sta lì. Sì, sta lì. Salvio, salva. Ma ottimo, Salvio. Andiamo all'ascensore e via. Dai. Sì, dove si trova? Greenforge. Underdark Greenforge. Ragazzi, ma dov'è Tails? Non c'è stasera. Find somewhere to camp soon. Tails, dove sei? Io non sento nessuno parlare a parte Francesco. A proposito, proposito, un attimo. Ma si sentono i vari audio o facciamo come... aspetta un attimo. L'audio di Nico non lo sento.
Parla. Si sentono i vari audio. Allora, te ti sento, Nico non sento. Ma non lo sento proprio, Nico. È vero, non si sente nemmeno nella stanza. No, neanche nella stanza, devi refresciare. Ma si sentiva fine... adesso sì. Ora sì, aspetta, parla un attimo. Si teneva il microfono mutato, dai, a posto. Posto? Andiamo? Si sentiva fine... adesso sì. Ora sì, aspetta, a posto. Si teneva il microfono mutato, dai. Ma ora si sente un casino però, era... Sì, stavo controllando se parlavi. Sì, ma non lo devi ascoltare nelle cuffie al massimo, no? Benissimo. Ok, allora andiamo all'ascensore. Guarda come atletico Octopus. Dai ragazzi, Marco premi sì. E mi sa che si bugga di nuovo. C'è qualcuno che ha cliccato no, eh? Sì, qualcuno che non ha cliccato in realtà. Raga, dovete premere sì. Assapati. Ce la possiamo fare, su. Tra il gioco, i bug mentali. Noi che siamo sempre buggati proprio. Quei bug. Quanti quetti bug. Quette gonne. Quitti bug. Vedremo questa cutscene o dovremo parlare due volte con il tipo? Dovremo parlare due volte. Come è successo a Davide. Dai, che ce ne fu. Solo che magari mo saltiamo... io avevo aperto sto coso, aspettate. Va bene lo stesso. Subito ce l'hai fatta. Ma perché io sono troppo forte. Quello è un ladro. Ah, ma piglia tutto così. Dalle mille... La costruzione arcana, questo è buono per Glaurung. Grazie. Ok, andiamo. Ci parlo. Quindi noi ora stiamo scendendo o stiamo salendo? Vai. Ora stiamo salendo nelle scendere. Salendo nel sotto dark, nel sotto buio. Oh, il Mr. Umar. Sì, vabbè, sali. Basta che premi lo spaziatura. Che faccio? Che dico? Ma io non posso andare avanti. Tossico. Sì. Ever a man of leisure. Dice sì, vattenelo. È sparito. Sparito, ragazzi, andiamo. Hanno di sotto il bagherino. Torna tu qua e andiamo avanti. Marco invece come al solito gioca da solo. Marco come al solito va in culo, vai, proprio te lo dici. Perché io mi innervosisco sano. Aspetta, va di là, Oh! Vabbè, qua sono tutte pergamene. Me le prendo. Ordine. Meno uno a intelligenza. Top. L'anima pure nere mi raggiungerà una volta. Mentre mi dirigo verso l'ingresso, non posso fare a meno di provare una grande emozione. Cosa potremmo trovare qui? Nel luogo che Ketrick creò tanto tempo fa, che ora è sigillato dalla maledizione, Greenforge potrebbe contenere tesori inestimabili di grande utilità per continuerò a esplorare e a documentare le mie scelte. Attualmente l'accesso è bloccato, la via è chiusa. Io sono uscito, Sì, pure io. Il cutscene c'è. Incredibile. No. Non è vero. No, vabbè, vai, andiamo avanti. Salva. Forse c'è più avanti, non lo sappiamo. Hanno cambiato la zona. Aspetta. Che succede? Successi patta tracchete. Vabbè, andiamo. Parla. No, era per appunto, dobbiamo... Non mi ricordo se com'era, dobbiamo tenere la torcia. Non mi ricordo più. Non fa niente, andiamo. Aspetta, c'ho luce. Ma no, ce l'ho pure io, non è... Vabbè, io vedo... Cioè, che cosa vi serve? Ma perché non ci vedete? No, metti luce su qualcuno, su di me non o su... Non continuo a parlare. Luci danzanti. Guarda come sei danza. No, aspetta, ma luci danzanti lo so non va bene che rimane fermo. Lo so bene, però... serve una cosa che ci deve seguire. E ce l'ha...
Vabbè, comunque scusa, decidete ma... voi dove volete andare. Allora, ragazzi, io direi... Allora, il... Salvio, ci sei? Dimmi. Allora, questo Pontescaro rubato mi sembra la strada più semplice. Andiamo a, a sinistra. Mi sembra giusto. Quindi questo volta andiamo dall'altra parte. Andiamo a sinistra. Rimaniamo c'è un forziere. No. Andiamo. Oh, ricetta sbloccata. Oh, maledizione dell'ombra. Dobbiamo rimanere... potente delle tenebre, la ultima qualsiasi... Circondati di luce per evitare gli effetti letali. Vieni, corri qua, corri qua, corri qua, corri qua. Dobbiamo stare tutti vicini, sempre in una fonte di luce. Perciò ho detto dobbiamo metterci luce addosso. Non ce l'ho. Purtroppo ce l'ha solo Marco, quindi io rimango vicino vicino a Marco. Che palle, sta cosa si attivano i turni, però... Uffa. Devo stare appiccicato a Marco. Quindi lo seguirò. Cazzo, ma... ma qualcuno ha una torcia, magari? Forse sì, sai. No. Sì, mettetevi le torce, perché sennò qua non se ne esce più. Una chi cazzo ha una torcia? Io non mi pare di averla. Torce, no, nessuna però torcia. Io però io posso lanciare questo una continuazione. No, ma luci danzanti purtroppo perché... non lo serve, lo so, ma la posso lanciare tipo se ci vogliamo riposare, capito? Ci mettiamo vicino alla luce. Lo so, ma non ce l'ho la torcia. Nessuno c'ha una torcia? No, non sa di no. Vediamo se c'è. Beh, a giro magari. No, che palle, raga. No, non è possibile fare così. Aspettate, perché no, sa Marco, fermo, perché appena ti muovi vedi, cioè no, un bordello. Usce no. Qualcosa qua. Oh, oh. Sì, sì, ma io me ne vado. Aspetta, aspetta. Allora, fammi vedere se forza, luci danzanti. Andiamo, dai, vieni. No, luci danzanti non serve. L'accampamento non qualcosa c'è, sì. Allora, fammi vedere un po' se all'accampamento c'è. Qui c'è una torcia, ho trovato. Ottimo. Ottimo. Non lo so. Danno a tutti, serve a tutti, quindi... Ma dalla a chi vuoi tu, poi... Pergamena di tempesta di nevischio. Buono. Ragazzi, vediamo se ce l'ho una qua. Non se la provo. No. Qualche oggetto che fa luce. Ah, c'è io ho l'anello. Aspetta, aspetta. Che scemo. C'ho l'anellino. Ma me lo metto. Aspettate, eccolo qua, anellino e mi levo. Cazzo, ma io non trovo. Ah, ok. Allora, la torcia datela a qualcun altro. Io mi faccio questo. Ok. Raga, mettetevi la torcia, uno di voi due. Aspetta, mo la metto. Io mi sono fatto luce, quindi sto a posto. Oh, già. Ragazzi, aspettate un attimo. Aspetta. Ok, fai ecco qua. Non me la dava. Ok. Quindi tutti si può. Arriviamo. Leandro. Il volo di Leandro. Ma si salta qua da qualche parte, no? Niente. Ah, qua. Ango. Salta? No, non è vero. Vabbè, ce no, ne possiamo okay, andare. Amici. Posto? Sì, era forse qui, era solo per la questione. Beh, Leandro Nero. Un cinghiale morto. Se spara a questi ossi e succede. Quali cose? No, niente. No. Oddio, mi sei separato. Ma c'è gente qua. Vai, salve, vai a parlare, va. Io però non posso allontanarmi. Aspetta, da te. Dai. Ci parlo io, dai, stanno dai, dai. Già tutti le torce. Vado avanti. Dai, ci parlo io, vai. Cioè, fai questa parlare, mi salvio, eh. Vai, vai. È una delle cutscene. No, bella. Io non... Ah, ok, no, non ti preoccupare, tu qua. No, vabbè. Ma chi sono questi?
Ma chi cazzo sono questi? Stop! Who's there? Wow, salve, ho ti fatto scoprire. Druido, pace a voi! Sono un druido. No, pace a voi, sono venuto a benedirvi. E delle sue ombre infestate. Un incubo nel buio, mamma mia. Mi chiamo Trasmutanda Sgommata. La domanda. Anzo! Oh, percezione. Hai vinto un tiro per percezione. Ma chi è? Geralt. Guarda là, che fierezza, sì. Figo. Sono Dio. Trasmutanda e ho un'armatura di adamantio. Oddio. Guarda là, guarda. È un falcione, cosa cazzo Jonas, è? Move in. Jonas, vieni qui. Witcher, vieni qua. Che c'è là sotto? Oh, cazzo! Ma cos'è? Jonas! Wow. I'm here! Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything! Oh. Something's wrong! Cazzo! Follow my voice! Come back to the light! Who's there? Cazzo. Jonas? Arriva smembrato ora, ragazzi. Arriva sgommato. Anche lui. Oh, è diventato il Witcher. Druido, questo squidano. Non abbiamo che lottare o soccorso. Due. Arpisti! Cazzo, questi sono tutti ladri. Ma iniziativa, subito! Oh, ma quante roba. Creature che ci stanno. Mamma mia, un Patronus. Ragazzi, subito. Vabbè, chiaramente... Ombra. Credo se fu così... Ragazzi, c'è la luminescenza. No. Boom! Cristo santo. Un po' di resistenze varie tengono. Resistenza all'acido. Jonas, vabbè. Jonas è il boss. Val necrotico. Val necrotico. Buono. Wow, 22. Ma lasciano una vestigia d'ombra a terra. Piglia tutto. Colpo critico, Chris! Sta sopra di noi! Correnti oscure. E tra l'altro le vediamo solo perché io ho vedere invisibilità. Ecco, infatti non la vediamo più. Ah! Sparita! Ah, però se ci viene vicino le vediamo perché io ho vedere invisibilità. Che culo. Jonas, vai da Jonas. No, è uno scheletro. Lo so. Attacco a distanza. Boom. È il mio turno. C'è ancora le spore, tra l'altro. Sì. Allora, che fa questo? Avvolge i bersagli con luce colorante rendendoli visibili e formando vantaggi ai tiri per colpire. Ragazzi. Vabbè, ma tanto sta solo lui in vita. Sta solo lui, quindi sì. Vai tranquillo, fai... Faccio le mie cose. Sì. Cambia magia, tossico che non sei altro e vai. Mamma mia. Boom. C'è 3 HP, mamma mia. E chi è rimasto? Un'ombra che non vediamo. È l'ombra dietro di noi. Tu non ti muovi, sabe, perché tu è meglio vai vicino in mezzo al gruppo, perché non c'hai niente di luce. No, ma sta vicino a me. Sì, esatto, mo vengo pure io. Perché c'ho a vedere invisibilità, quindi se vado lì la dovrei vedere. Eccolo. Boom, good. Ottimo.
eroe popolare. Ho sbloccato anche un trofeo. Oh, cioè che è completa 10 obiettivi del tuo background, eroe popolare, appunto. Ottimo. La mappa che hai fatto? Keep your torch high. Ma sono sempre nemico pubblico, però. Beh, certo. That's right. Protected by magic. Only spot in the region that's not been swallowed up by this damn curse. Light will save you here on the outskirts, but a few paces deeper, you're screwed. If you want to catch your breath, the inn's the only place to do it. Hope to see you there. Harpers, move out! Ma come? Questi se ne vanno, non ci aiutano. No, ma stanno andando in quel luogo. Ah, non c'è un'altra torcia. Salvi, o stanno 1000 torce, quindi pigliate. Ah, sì, ok. La devo equipaggiare al posto dell'arma. No, la devi mettere sopra. C'è un cosa apposta per le torce. Okay. Però il problema è che comunque. Ecco qua. Comunque mi toglie così in combattimento non devi usare l'azione, metti direttamente l'arma. Però me l'ha messa come arma da mischia lo stesso. Cioè... Sì, lo so, tu la puoi usare anche come arma da mischia. Ah, ok. Dove andiamo, signori? Vediamo un po'. Sacca, ovo, ovo, che cazzo è sta roba? Ma queste vestigia d'ombra, se le tocchiamo succede qualcosa? Le vestigie? La vestigia d'ombra sono tipo le storie delle ombre. Sì, ah, ok. Nico, ti mando un po' di roba. Vai. Lo scartellare è tutta roba per l'alchimia. Oh, devo scassinare. Ah, tutta roba di alchimia. Volevo vedere qua. Mamma mia, com'è potente. Ah, io non ho capito dove ci troviamo comunque, ragazze. Siamo nelle terre maledette, delle terre d'ombra. Quelle che ci aveva detto Alcini sarebbero state. Oh, che cosa c'è qua? È una lapide, qualche. Ho trovato qualcosa? No, non ci sta niente. Ellie May, my light, my hope, my joy. Fammi vedere com'è questa mappa. È enorme, non la guardare adesso. Mo cammina e basta, poi vediamo. No, volevo capire. Sì, no, è giusto per. Giusto qua per sopra c'è una pista. Vai, che. Aspetta, aspetta. Guardate Francesco. Ah. Where lies your guilt? The waning moon. Contro Drew. Mago, quell'incantesimo parlare coi morti, giusto? La tua tecnica è impeccabile. Mamma mia, che raffinatezza. Ragazzi, faccio questa. Va bene. When you have lived as long as I, such simple magic becomes second nature. A fair point. Perhaps this one could assist us. Cosa giusto osservazione? Ha parlato con lui. Ok. Dovevo fare attivare a parlare con gli animali. Ma tu attivalo sempre. Attivalo. Vabbè, però in questo caso non avrebbe funzionato. Sì. Perché, allora, ragazzi, c'è chi muore ucciso non può più parlare. La cornacchia chiedere: sarai tu la sua voce? Sì, faccio parlare chiaro. A cosa ti riferisci? Vado? Vai. Forgive me. It has been some time since I spoke to another. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her, and to this day her victims lie unavenged. Due ragazzi, dubito che tu sia qui per pura bontà di cuore. Va bene. Vado? Ok. Vai. I have no heart. I seek a record of this one's crime,
written in her own hand. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crime. Ragazzi, due. Sì, vai, ci sto. Such spells are ancient secrets and closely guarded. But I could be convinced to share them with an ally. Your soul sparks with justice, with fortitude. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victim. Will you take it? Mi basta essere ricompensato. Faccio ok. D'accordo, cosa devo fare? I thank you. As to those who died by her words, go to the distillery. The one she calls the Waning Moon. Find the ledger and bring it to me. Così semplice. Ok, abbiamo una quest. Sì. Comunque si possono prendere robe, eh? Sì. No, e sono rosse o sono bianche? No, sono tutte bianche. Ah, vabbè, la vengo. Me la Ma quasi, va. Parlo col corvo. Vai, vai. Everyone hates you. Ti odiano tutti? Ma come? Sei un piccolo animale disgustoso, eh? Ah. Amico di tutti, piccola cornacchia, non c'è bisogno di essere ostile. You think the creatures of the realm owe you something just because you never shut up. Wow. They whisper about you, you know. Call you stupid and ignorant. Questo they wish you were dead. Ma che bastarda! Mamma mia, come da vivo! Basta! La... Che vabbè. Salva, tiene 23 HP, cioè. Ora uccidiamo, no, scherzo. No. Colui che fu. Dove volete andare? In realtà ragazzi, c'è un'altra strada lì. Camminiamo qui, forza. Di fronte a noi. C'è un baule, chiuso, aprite. Vado. Niente, roba per l'alchimia. Buono, buono. Niente, ragazzi, qua si sceglie. Torce, torce, che non ci interessa. Ho trovato un sacco di juta con dentro una chiave. Una chiave che non so cosa apre e degli stracci che butterò a terra perché non mi interessa. Oh, fallimento, percezione fallimento. Ma non è che su questi abiti prova a prenderli e fai esamina gli abiti. Ma dove? No, i stracci li ho presi io, mo li ho presi, li ho buttati a terra. Però no, perché mi ha detto fallimento qua, vabbè. Booth, last light in. Un altro forse sorpresa. Oh, iniziativa. Ago maligno dell'ombra. Sabio salva. Salvato. Ti ha tolto 12. Oh, mamma mia. Devo trasformarmi. Boh, decidi tu. Decidi tu. Vedo che fanno dei bei danni, quindi secondo me sì. Dovrei trasformarmi. Non è quello grosso, babbo. No. La città bassa. Ma io perché non ho giocato? Perché ero sorpreso? Sì, ora è cominciato. Allora io chi ammazzo? Intanto me ne vado dietro a Salvia. No. Salvia tu? No, avete ingaggiato qualcuno? Uno di fronte a me. Uno sì, di fronte bravissimo. A me, questo. Quello grosso. Colpo critico, 34. Mamma mia. Quello 40. 21, cioè io, ma quanti danni fai? Perché ho fatto la build quella lì un po' OP. C'è un'impetuosa. Wow, lo hai ammazzato. Eh sì, almeno se ce lo arriviamo dal cazzo. Qua. Wow, mi trasformo in orso gufo, faccio uno spaccaterra là in mezzo. Madonna, orso gufo.
Ma dove sta questo cattivo? Non lo sta vedo. Qua, ce ne sta, sta in mezzo alle rampicanti. Ma sa dove sto io? O no? No, vicino. Dico, io non so se ti acchiappo, sinceramente. Là. Però... Vai, non ti preoccupare, non fa niente, vai. Oh, sì, ma... Ah, mi hai proprio ucciso. Sona. Ma che è successo? Perché sono morto? Sono esplosi, sì. Alla faccia, mi hanno quasi ucciso, mi hanno ucciso tutta la forma di orso gufo e mi hanno tolto pure un botto di vita da umano. Sì. Vabbè, li ho uccisi tutti e quattro. Cioè... Bellissimo. Ragazzi, l'ho ammazzato a sto stronzo. Vai, manca solo uno. In realtà l'ha mangi schiattato, Sì. Io ho finito coi turni, sì, non posso fare niente, ok. Aia, ma 3 HP. Dove sta il tizio? Ah, è quello là. Dietro okay. Di me. Ah, vabbè. Okay. No, vabbè, ok, morto. Con la torcia l'ho ucciso e sono quasi morto. Allora, posso fare un riposetto? Beh, direi proprio di sì. Forse tengo sì, 4 HP. Vabbè, rampicante. Ok, vado a vedere sto forziere che c'ha. Qua. Non ho ancora aperto. Stai pigliando tutte le rampicanti, non c'è. Lo so. Allora, grazie. C'ha un elisir di eroismo. Lollo, pure lo schermo. Un elisir di cultura arcana, tossina semplice. Allora, io prendo i soldi che sono il banchiere. Il resto, boh, vedete voi chi lo vuole. Il lingotto pure me lo posso vendere che si vende. Tossina semplice la uso io. E di siti di cultura arcana. Le visite durano fino al riposo, vero? Fino al riposo lungo, quindi non ti conviene utilizzarlo adesso perché credo che poi fra un po' andiamo a dormire. Sì, salve, sì. Salve. Allora, là abbiamo ucciso tutti. Dove volete andare? Guarda, se andiamo sopra, no, però se andiamo sopra completiamo la mappa. Ok, ma no, scusate, era un... Capito? La marcia. Dopo dobbiamo scendere. Scendete, ragazzi, non posso andare avanti, sennò poi dite che fa il manco va avanti. Corvo. Aspetta, ora lo faccio. Arcano fallimento. Sorpreso, okay. Mamma cazzo! Mia. Ma l'hanno già circondato. Aia. Sono morto. Beh, ma c'hanno uno. Però il problema è. C'hanno uno, però sono 62. Se mi avessero dato la possibilità di trasformarmi prima, mannaggia. Beh, Io sono morto. Io sono morto anch'io, sono circondatissimo. Ammazzo tutti io, non vi preoccupare. Una palla di fuoco? Penso io. State ma io aspetta, io me ne levo da qua. Aspetta, mi uccidi. Spostati, fai il disengage. Ti sto aspettando, non ti preoccupare. Vai. Vado? Vai. Ah, bello. Bella. Fucci in spazione. Vai. Ragazzi, ne ho solo un altro, Allora, aspetta. Comunque vi voglio solo dire che siamo a metà per il level up, L'abbiamo fatto una. Siamo già a metà. Fantastico. Ma che palle, non mi fa curare Salvio perché non lo vedo. Perché tra le genti. Sì. Non ce l'hai una bella freccia del tuono così buiono tutto. Sì, però avevo usato tutto per curarlo. Vabbè, posso fare così. Vediamo un po' se riesco così. Io dopo faccio un altro spaccaterra, sì, mi riesco. No, io adesso ti ammazzo. Ok.
Addio, ragazzi. No! Palla di fuoco! Che cazzo mi dice? Perché io non ho spazio di livello 3, poi quindi tocca usare una pergamena. Ah, ma sono accecato, perciò... Ah! Tossico. Aspetta, però ho un'idea meglio. Migliore? Ho un'idea meglio, scatto! Dovresti... La la! Le scariche le... No, uno è rimasto, però. Fulgurato. Ah, tanto prende un D4 danni. No, come uccide? Guarda che merda. Ah. Vai Marco. Oddio. Perché non mi... Olè. Colpi del buio, lo scartellato ha preso un'ispirazione. Yes. Com'è morto lo scartellato. Stavi solo con i piedi sulla roccia, poi tutto il resto del corpo era fuori. Comunque mi sembra abbastanza problematico questo posto. Ragazzi, penso che dobbiamo fare un bel riposo lungo. Lo facciamo adesso? Sì, sì, ora. Ok. Allora... Dai, io organizzo. Lo organizzo io, sì. Riposo lungo. C'è anche... il mago all'appartamento, mo. Ma all'appartamento, all'accampamento. Ah, il mago all'appartamento, è vero. Ah, però posso parlare con un po' di gente qua, posso vai, un sacco di punti scamati. Allora, io voglio parlare con Cuore Scuro. Vai, io ti seguo e parlo, cioè vedo con te. This place, these shadows. Condividi. No, ecco, fatto, tolto. Don't seem to be affected. Not as badly anyway. Perhaps I shouldn't put it to the test, but compared to everyone else, I feel fine. Better than fine. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. Sì, sì. She must do. Certo, così. Ma e io? No, e io glielo dico, ma e io? You're resourceful. You'll find a way. Oh, no. Don't give me that look. It's a good thing that I'm resistant to the shadows. This way I can help you. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justicias, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Okay. Ma quella è una delle nostre missioni. Parlo con Karlak. Sì. Esatto. No, cioè in generale non proprio, però. Hey soldier, I... questo sta male. Well, I'm not feeling so good. My engine is getting worse. Feels like it's gonna burst out of my chest. I need to find a mechanic, a good one. Or this thing's going boom. No. Questi esplodono tutti comunque. Vogliono tutti esplodere. Well, I imagine it's lights out, Big K. And then it'll be just you, your parasite, and the wild yonder. What the fuck, tanto. I'm sure you'd manage. But this old girl's got a few things to do before it comes to that. Mi piace però questo personaggio, mi piace un sacco. Sì. Pure a me. E l'altro, l'ultimo sì, che tiene il punto di scavare a Starion. No, poi c'è anche tutta la parte, anzi, di Gail. This dark land must be filled with the broken, the beaten, the desperate. The perfect praying ground for a devil who offers a way out for those who sign on the dotted line. I hope we end up seeing our friend Raphael down here somewhere. Come mai vuoi vederlo? Vai, fai tu. Io... Help me find him, and you'll find out. When I was taken to his house, I was caught off guard. But now... Now I know what to ask for. Che faccio, ragazzi? Io non lo so. Faccio solo voto 2 o 4. Io uno dico.
4. Marco, ovviamente, è l'unica che non diciamo mai. È sempre il. Io farei e la... allora tu fai la prima. Io ero indeciso tra la 1 e la 4. Nicola, la 2 e la 4. Quindi tira un dado e decidiamo tra la 1 e la 4. Che tengono due voti ciascuno. Ok, forza. Da 1 a 10 la 1. E da 11 a 20 la 4. 20 la 4. That's quite the achievement. But trust me, I know what I'm doing. I'm sure he'll turn up at one point or another. Ok. E poi... Ok, mo chi è che ci sta da parlare con questo qua? Sì. Che trova un punto esclamativo per terra? No, Arsin no, non vuole parlare. Solo io un punto esclamativo per terra. Dove? Per terra. Sì, mi sa che lo vedi solo tu, per terra, sì. Sì. Ma scusa, ma il minister dove sta, ragazzi? Ma infatti non c'è, Gale sta qua, Gale sta vicino. Aspetta, faccio uno screenshot, ragazzi. Ma non c'è... Ma è del minister, non c'è più, abbiamo perso... Dovevamo farlo... No, sarà qualche lì. Bug. No, no. Vediamo, parlo con Gale, vedo se mi dice qualcosa. Ma a parte che per... Ma non lo so, tutto strano, sembra bloccato. Concentration of shadow magic. Must forge on. No, non parla proprio. Ah, no, no, sta parlando. Non parla proprio, cioè non è come se non fosse mai accaduto. A magic of confusion and followers of Mistra. Those who call on the true weave. No, era bello quel dialogo con il minister. Che cazzo. Mistra's domain is the weave and the magic that these shadows were drawn from. Ah, ma Mark era uscito in tutto questo. By another goddess. Shah, Mistra cannot destroy it even if she wishes to, but she can try to ensure her. Now, I think it's time we moved on to lighter subjects. For we too are lost to the darkness. Was there anything else? No, termina la conversazione, morto. Niente. Boh, questo è. Va bene, ragazzi, vanno, ma perché no? Ragazzi, scusate, perché aspetta. Dimmi. Perché non torniamo un attimo? Usciamo dall'accampamento e ritorniamo. Perché secondo me questo bug che ha visto. E non posso fare lascio accampamento, non lo posso fare. Vabbè, allora dormiamo, dai. Marco, ci sei? Sei tornato? Io non lo sento né vedo. Marco? So, però ho visto Cappellana muoversi. Non la comandava, sì, qualcuno. No, ma è... Boh. Ragazzi, comunque è lì che c'è Alice. Sì, in teoria dovrebbe star là. Ma chi è che... mi sa che è Marco, allora, a questo punto. Perché sembra strano. Oh no, che è successo? Io avevo risposto, sì, ma eccolo. L'hype è tornato con la webcam, anche se non ti si sente, Marco. No, io sento Marco. Marco riparla. Sì, ora sì. Io lo sento e vedo. Io non lo sento, adesso ricarico io. Vabbè, intanto andiamo a dormire. Sì. Ok, un altro giocatore sta facendo le scorte da qui. Perché non lo sente a Marco? È strano. Prova Marco a parlare. Io ho un'idea. Ecco, ok, perfetto. Ah, non stavo dicendo perché sei una banana. Oh, sto avendo un sogno. Lo so, anch'io, un sogno. Eccolo, mio fratello. Oh, guarda chi sta. Più che mio fratello, mio padre. No, siamo vecchi, sei tu. Oh, percezione successo a me, ragazzi. Pure a me. Ah, sono fallito. Unexpected root hair. Yeah. You did a brave thing, saving those people in the grove. Oh, successo, successo. Ma ti stanno intanto stanno tirando i dadi. It just doesn't stop. Fallito e fallito. Being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave, with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. Non me lo ricordavo questa. The order for your transformation has been given many times already. L'ho fatto. Ah, sto condividendo, condivido. My powers last long enough to see this through. Non mi rendo conto quando è privato, cioè lo mette a caso, quindi.
Sono ancora immersi in sonno onirico, non posso. No, perché a me mi fa sempre ridere il tuo il tizio. Ah, io vedo i tiri che fate adesso. Intuizione successo di Octopus. Ha bisogno di conforto. Abbracciale e stringila forte. Abbracciale. Cosa? Ma a me non è successa questa cosa. Mi ha fatto abbracciala e stringila forte. Vedi me, vedi, vedi. Io l'ho messo guardando. Non prendo l'abbraccio. Ah, stai. Guarda lì come è soddisfatto. Ecco. Ancora lì. Ancora devi. Sembrava che ne avessi bisogno, spero che non sia un problema per te. Chi è? No, va. Però proprio con la faccia che tieni in questo momento, la 2 è perfetto, cioè veramente uno screenshot, veramente. Fate uno screenshot. Non so se è andato lo screenshot, sì, credo di sì, forse. Boh. Sembra che ne avevi bisogno, faccio. Sì, l'ho fatto. Of course. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Cazzo. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Guarda là, che sguardo torvo. Ma quindi solo lui ha flirtato? È io che ho flirtato, un frato, ma là, quello è mio fratello, è proprio palese. Oh, ecco qua. Eccolo! Con questo buggatissimo, ragazzi. Mamma mia. No, noi stiamo dormendo. Vabbè, però è andato. And a fair bit miffed he is, too. Sentite bene quello che dice, che fa proprio ridere. Boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to fight. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum? Ma non possiamo descrivere niente noi. Nigh a 10 days. Scrivere, without honest fare. Cioè, non possiamo partecipare alla conversazione. E perché? No, parlano da soli. Ah, ecco, adesso possiamo scegliere. Ma chi è che le può fare? Boh. Non lo so, decidiamo e poi li chiamo tutti. No, ma sono io, ecco qua. Sono io. Oh. Avete visto che cosa vuole? No. Aspetta, un tozzo di pane, una fetta di formaggio, un bicchiere di vino sarebbe per me più farzoso dei banchetti. Intendi farsi? Forse ne... No! Oh. Suppongo potremmo fare a meno di qualche razione. Sì. Vai. And a great kindness that would be. Comunque lui vuole un sacco di formaggio. No, è Stifius! Sì, esatto. If only one keeps up the practice. Oh, the love of... Fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest. After all, a good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster! Right. You see, I that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that devo uccidere. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you. L'altra dea, la dea della magia. Quella che lui si deteneva, sì. Esatto. Stupefacente che tu abbia mandato in persona, visto il disastro di Gale. Che messaggio e quale incarico fate in freno? Io ho due per fare. Ah, vabbè, è proprio... Oh, un
po' offensivo, diciamo. Io dico 3. Vediamo, tanto quello ci fa sicuramente continuare a scegliere altro. Long-awaited question. Okay. Now, if you please, Elminster. Elminster. The too long-awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you, but she knows of your strife with the absolute, that most insidious of evils. Apprezzerei molto l'intervento divino in piena regola. Proprio la prima, a questo punto. Quattro onnipotente incantesimo. Very purpose of my presence in a roundabout sort of way. In a roundabout sort of way. You must know that the absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. Sembra Christopher Lee. The gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress' belief. No, solo lui, ragazzi. Only you. Due, ragazzi. Sì, infatti. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. Oh. The orb. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Why, che cazzo di magia fa questo? This could be help. Or hindrance, we shall have to see. Ora si vede che sei perso. Finalmente. The heart of the absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. In un colpo solo ci libereremo sia di Gale che dell'assoluto, una vittoria totale. Buona. Dai, fai 2. No, indeed. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistress' will. Yours must che senso ha avere la redenzione quando con un suicidio? Ce l'hai solo se... Cioè, ok, ti ha perdonato, sì, ma sei morto. Ma lui ha fatto una cosa molto grave, poi non sai gli dei come si vorranno. My sorry piece. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Mistra, che benedizione gli dà? E gli blocca la combustione del globo. Sì. E poi gli sblocca, noi non succederà perché non ce l'abbiamo nel team. Gli sblocca una cosa che si fa esplodere. Oh, cioè una magia. Ma poi muore definitivamente. Io ho provato a usarla in vari momenti. E quando la usi, nel momento sbagliato, fine game over, perché esplode tutto. Wow. A te invece affido Gale con... Ok. Invece nel momento giusto... finisce il gioco, cioè nel senso che finisce nel senso positivo. Lo finisce. Sarà fatto, lo giuro sul mio onore. Come lo tutta a me. Viaggi ancora lungo, troveremo un altro modo. Sì. Quale? Due. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky's chosen gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, a notion born in lonely hours. Come, come. Al flusso e al riflusso. E al reflusso gastrico. Of our dominion. Lol. Be a moon unto yourself. E Gandalf più silente il Minister. Sì. Ha dato la fusione. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you.
Stabilizza il globo nei teresi di Gale. Trofeo. Ottimo. Bello. Visto. Ok, ragazzi, aspettate un attimo. Voglio un attimo vedere gli incantesimi. Ovviamente fa luce di nuovo. Salve, no. Fatti subito parlare con gli animali. Sì, non te lo dimentico. Marco, ma tu per caso puoi cambiare connessione? Perché io ti sento a scatti, anche sì. Vedo a scatti, non so gli altri. No, io ho visto solo che a un certo punto aveva... L'ho già cambiata, quella meglio. Ok. Mi sentite ancora a scatti? Stiamo sentendo un po' meglio, un po' di ritardo, ma ti sento. Ci sono! Salve, salva. E andiamo avanti, vai. Un attimo, aspetta, devo mettermi la torcia. Sta casetta vai. Qua? Ce l'ho. Avanti dobbiamo andare di qua. La casetta che forse è del viaggiatore. Non c'è niente, lo faccio. Oh! C'è. No. Niente, qualcuno si è fatto a kebab. Vabbè ragazzi, c'è praticamente Gale. Ma se qua, ma qua c'è un muro di ombra. Cos'è? Oh, modalità a turno. Chi è che è rimasto senza luce? Tu, ma ti devi mettere la torcia? Ah no, ma ce l'hanno tutti. Non capisco, non lo so. Vabbè. Ce l'ho. Qua qualcosa mi dice che non possiamo entrare. Dove? Vedo un muro. Ah no, questo è il rifugio degli artisti. Vogliamo andare a rifugio o volete continuare l'esplorazione? Esploriamo. Però ragazzi, okay. Cioè, vabbè, ok. Va bene. Cosa? Dove? No, ero curioso di capire gli artisti perché stavano qua. Cioè, andiamo. Capito? Sì, intanto è la stessa cosa. No, però... No, è certo. No, però magari ci danno qualche buff, qualche cosa utile che ci può servire. Sì, infatti. You there. Vabbè, come consecuzio proprio, Sentite la canzone di questo posto perché è stupendo. Jahira. Ma come sei figo? A chi è questo? Questo è un personaggio super famoso di altri Baldur's Gate. Oh. Bella. Sei pulita anche tu. Buono questo fatto. Bah. Druido, yeah, tu sei quella che ho sentito parlare di amica della foresta. Oh, fai pure come... tu una cosa di rampicante, fai vedere che ce l'hai anche tu. Avevo sentito che eri forte, intelligente, pare che avessi sentito male. Io direi la 3. Sì, pure io 3. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Io guarda... dico, non sono un'anima pura, io farei uno. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! Vedi? He's the one who protected the Emerald Grove. Avete capito qua che succedeva se non avevi salvato? Come no? Not so bad to hang around with either. Saved one of my friends from a druid with a snake. Knows when to be discreet too. I pretty much trust him with my life. Lo dice lui che lo dice questa che ha un occhio ciecamente. How is that possible? Wow, glielo mostriamo.
Io dai, dai, mostriamoglielo. Sì, 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 dai, cazzo. Ma è una truita sì, leggendaria. È morto. Wow. What in the hell is that thing? I don't know, non lo so. Raccontiamo quello che sì, sappiamo, sì. Ma non è che sappiamo assai. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend con gli artisti to understand what that artifact is. Cosa che but non hanno fatto risvie del mandato. When it falls out of the dark. Tell me, why have you come here? Dai, comunque mi sta piacendo tanto ora, eh. No, questa io penso che sia la parte più bella del gioco, questa. Questa terra è afflitta, marcia, sono qui per ripristinare il volere della natura. Wow! No, in realtà dovremmo andare alle torri, però ci sta. Dai, fai cinque. Found an ally in me. Vieni all'accampamento. There's food in the inn over there. Beds too, bene. If you require bene. Rest. Aloe oil in the cupboard. In case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend. Molto molto bene, mi piace. Mo devi fare qualcosa. Mo devo andare all in, ragazzi. Esattamente. No, aspe, mo mi comincia a togliere acquisti. L'armatura. Facciamo acquisti che accastano sacche e roba. Vai. Ok. Allora ti inizia a preparare. Ti mando cose, dai. Ti mando cose. Sì, sì, datemi tutto quello che c'è da vendere, possibilmente già messo con mercanzia. No, ragazzi, perché io ho solo roba magica, come ti posso dire. No, chi ce l'ha mi mandi le robe da vendere. Chi non ce l'ha, tritovelo. È che ho tantissima roba, comunque. La farra alla lube la vendiamo? Sì. Raga, per favore metteteci il costo della mercanzia sopra. No, io ti ho mandato quello che c'avevo, che erano tutta roba magica, sì, non so se la ma vogliamo mandare o no. Gli dovete mettere, aggiungere la mercanzia se possibile. Io non vi sento un'altra volta. Lo abbiamo sempre fatto, lo so, io non l'ho no, fatto tu ora. No, sì, non so chi non l'ha fatto. No, te lo sto spiegando, io ora non l'ho fatto, perché tutta roba magica, non so se qualcuno ce la vogliamo tenere oppure no. No, questo ti sto dicendo. Dai, si vende? Salvataggio. Sì, ma io sto vendendo già, cioè sì, sto sì, facendo tutto. È roba da mago buona. Te lo dico subito, sto vendendo prima. Ok, vendo tutto. Allora, c'è uno scudo molto forte che guadagni uno slot di incantesimo di livello 1 con questo scudo. E in più puoi fare aiuto di livello 3. A Marco. Minchia. Marco, ci sei? Io ci sono, ma non sento Nico, cioè sento solo te. Ah, io ho già ricarico un'altra volta. Prova un po'. E allora c'è, fammi vedere, ascia bipenne, nessuno la usa. Armatura, pelle coriacea. Mi sentite? Sì, sì. Sì, io ti sento. Sì, sì. Raga, c'è cioè questo scudo, che faccio? Che è la cosa più forte che c'ha al momento questa. Che faccio? Lo prendo? Sì, sì, piglialo. Ragazzi, a me servirebbe una veste. La veste fanno schifo queste perché vesti. Perché io ne ho una non che sento. Non uso proprio. Perché no, ti sento, Marco, dimmi. Ah, ok. No, perché no, dicevo, lo scudo che fa? Lo scudo dà più 2 classe armatura, uno slot di incantesimo in più di livello 1, la respinta di scudo e un aiuto di livello 3. Buono. Sembra forte. Te lo do? Però che altre cose c'ha? Questo mi sembra c'aveva anche l'armatura super potente. È vero, c'ha l'armatura super potente, c'ha questo. Cioè un'armatura che aggiunge la destrezza alla classe armatura. Wow. Che altra destrezza? Wow. Io ho 14. Vabbè, io intanto me la compro, poi vediamo. Comunque Nico, ti stavo a dire, già compro un bel po' di cose. Ti stavo a dire, io mi si serve una veste, perché quella che tengo funziona con le cariche elettriche, ma io non ho oggetti che prendono cariche elettriche, quindi mi servirebbe una veste che mi dà qualche bonus.
Ma me le hai date da vendere? C'era quella con resistenza ai danni da freddo, quella che fa danno. No, le ho già vendute. Le ho già vendute. Vabbè, ho sbagliato. Le ho già vendute, non fa niente. Mo' le prossime telepiche. Sì. Allora, vi volevo dire. Ma lui non ce l'aveva più. Una. Questo non no, ce l'aveva. No, c'ha tutte merde. C'ha tutte merde. Lo scudo lo prendo? No, perché è 1500, un po' tanto. Ti interessa? Cioè, se te lo usi devota lo prendo, se no no. Sì, sì, prendilo. Lo prendo? Ok. Però poi lo usi, che sono 1600 monete. Ci sta un sacco di soldi. Eh no, ho 1200 adesso, ho finito i soldi, Allora, non c'è altro. C'è un bastone incandescente. Oddio, questo è buono. Il bastone lo potrei usare... cioè, il bastone a c'è due mani bastone... o... bastone... No, un bastone normale, un bastone ferrato. Ah, ok. Che dà dardo di fuoco e palla di fuoco. Wow. Mamma mia. Una, ovviamente. Però costa troppo, cioè non ho i soldi. Io non ho i soldi. Potrei fare due palle di fuoco, cioè quattro palle di fuoco potrei fare. Però non c'ho i soldi per prendere. Vabbè, allora cioè, lo lasciamo qua per ora. Esatto. Allora aspettate ma che metti invisibile e derubalo poi. Magari sì, alla fine. Perché questo io non so che... Se volete proviamo, però dobbiamo salvare. Ma ci sta un altro comunque, anche Matisse. Allora, destrezza, io c'ho 16, quindi mi sa che l'armatura me la metto io, questa qua che mi dà il bonus. Arrivo a un botto di questa armatura, sì, decisamente. E lo scudo lo do a Cappellana. Poi, chi non ha mantelli... Volete c'ho un mantello OP che dà classe armatura e tiro salvezza. Chi lo vuole? Io non ho mantelli. Io ce l'ho, ma non. Nessuno ha un mantello, mi sa. Ma io ce l'ho, ma. Allora lo do il nostro tank. Vai, trasmutanda. Vai. Pigliati questo. No, io ti ho solo necessità di una veste. Ah, ma pure armature medie con 14 che dà più una all'iniziativa. Qualcuno interessa? No, io ho bisogno di veste. Allora me la vendo questo. Ho capito che hai bisogno di vesti. Vesti. Come acqua. Allora, questo lo vendiamo. C'è un altro po' di soldi. Si vende. Ragazzi, ma che dite se io do un'altra occhiata al libro? Tanto abbiamo salvato. Ah, sì. Aspetta però. Aspetta un attimo. Sto vendendo ancora. Okay. Sto facendo cecità, ce l'hai francese, cecità, grandissimo di cecità. Aspetta un po'. Che livello è? No, comunque non ce l'ho, no. Cecità non ce l'hai, allora te ne do una. Poi forma gassosa? Ce l'ho. L'hai ma imparato? Tanto non la uso tanto. E invisibilità superiore? No, c'ho invisibilità solo, invisibilità superiore no. Ok, allora queste qua te le do. Wow. Un attimo. Allora, invisibilità superiore, Glaurung. Eppure quest'altro, cecità, Glaurung. Arsa, cecità, ok. It's for a good cause. Questa corona di Wapira, allora la vendo, pure questa. Se c'ho anche tante pergamene che potrei utilizzare, quindi se ne vedete tante per questo. Sì, ma tu... Perfetto, ok, cioè abbiamo 1500, Savio, puoi salvare che ho finito di fare... Se l'ho salvato, cioè ho venduto, ho fatto tutto. Ok, ragazzi, andiamo a parlare. Aspetta, clicco, faccio leggi il libro. Sì. Ragazzi, cliccate su di me. See any movement out there? You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Without a key, they may be locked away forever. Chiudi il libro. Bene, hai bisogno di questa chiave. Non posso impararlo più, va bene. Come non puoi impararlo più? Serve una chiave. Dice serve una chiave. Tre nuove ricette sbloccate però da quando ho premuto. No, quello l'ho fatto io. Stavo facendo l'alchimia intanto. No, mi dice che. Guarda, provo a rileggerlo. Mi dice che bisogna e di che una chiave. Serve? E che ne saci? Leggi io.
E leggo Ru. No, a me non va. No. Ecco qua. Ah, aspetta, sto andando a cercare. Apri l'antico tomo, eccolo qua. Siamo arrivati all'ultima pagina, ma è indecifrabile. Dobbiamo trovare un modo per leggerla. Yeah. Sì, ok. Allora non si sa. Va bene, allora troveremo un modo per leggerla. Ok. Oddio. Vai, Salvio, vai a parlare in giro con chi vuoi. Arpista Centi. Kenti. Oh, per partire un dialogo, non so perché ci mette una vita. Ci ho cliccato già parecchio tempo fa. Sì. Ma io ti vedo qua fermo. Io ti vedo fermo. Guarda, io ho cliccato su questa artista. Ma non si muove, ragazzi. Non si muove. Buggato. No, ma muoviti un po' a terra. Muoviti a terra. No, pure a me. Tutto buggato. Non si muove. Io vedo tutti voi siete fermi. Io mi sto muovendo. Marco è off. Marco è offline. Ah, è off. È Marco che incasina tutto con questa cosa che si scaccia. No. Ok, adesso è ritornato. Ma non ci muoviamo. Però non ci muoviamo. No. Vabbè ragazzi, basta riavviare il gioco, dai. Ricarico. No, aspetta. Dove abbiamo salvato? Se non appena due avevi finito di fare acquisti. Proprio due secondi. Vabbè, vai. Ricarica, vai. Qual è? F8? F8. Non succede niente. No, devi uscire. Non lo so, allora, ragazzi, io vado al menu principale. Prova a fare carica partita da menu. Sì, fai carica partita da lì. No, è che sta partendo. Non succede niente. No, ragazzi, aspetta, perché sta partendo un'altra volta la mia cutscene. Ah, non lo so perché sta buggato. Ma non si riesce nemmeno a vedere. Chiudi il libro. Non oddio, sta buggando. Completamente. Allora, io ragazzi, non il mio personaggio non si muove più. Io vado al menu principale. Ok, okay, no, adesso sta ricaricando. Ma avevo cliccato un minuto fa. Appena è uscito Marco dalla partita è partito il caricamento. È il gioco che odia Marco. Dobbiamo mandare un reclamo alla Larian per te. Sì. Però io non sento Marco in tutto questo. Io lo vedo. Lo vedo anche molto a scatti. Lo vedo nella live, ma non lo sento. Impossibile caricare partita salvata. Codice di errore 119, 120, bene. 101. Se il problema continua a verificarsi, contattare l'assistenza Larian. Bene. Quindi io mo faccio continua. Quindi, no. Continua e fai continua, vedi che succede. Dov'è continua? Vediamo, non lo so. Vediamo. Al massimo male che vada abbiamo perso gli acquisti fatti. Bisogna rifare la parte di compravendita. Al massimo. Ma io non trovo la lobby. No, ancora non è stata creata. Ma infatti comunque... Marco io non lo vedo né sento ancora. Niente. Ok, la compravendita era fa a posto. Allora prima che Francesco aprisse il libro. Ah, vabbè, va benissimo. Io posso camminare, mi sembra che il gioco vada avanti, sì, però è... È Marco che non c'è, sta loggando adesso. No, ma io mi sto connettendo. Sai solo tu. Ok. No, mi sa che la connessione di Marco sta creando un sacco di problemi a lui, dico. Cioè, che cazzo sta cosa che... Infatti, se uno tiene la connessione, sì, tutta la partita si bugga. Sì. Niente Game of the Year. Tutto a posto. A me è tutto a posto. Io comunque, quando capiterà, mi piacerebbe cambiare un pochettino l'arma e ritornare al bastone ferrato. Ecco qua. Va bene. Ok, ora va. Però oh, è un po' buggato, Non è la connessione. Ma te ti riesci a parlare con qualcuno? Marco, io non lo sento, Marco. Lo sento, adesso ora si vede sì. Anche ma live. Questo video che fa il cazzo. Cosa? Non ho capito. Marco, che hai detto? Porto Marco. Ma ci senti, Marco? Forse no. Marco, ci senti? A me mi senti? No, ragazzi, si è ribuggato. Sandro lo sento. Sente solo a me. Francesco lo sento. Pure okay. Francesco, Nico. Okay, tutto bene. Parla, Nico. Io ci sono. Lo senti a Nico? Sì, anch'io, anche Nico okay, lo sento. A posto. Ok.
ragazzi, però mi... ok, tutto a posto. Vogliamo provare a parlare? Sì, prova a parlare con una persona a caso, certo. No, non succede niente. Arpista Brando, niente. Non parla nessuno. Ma all'improvviso vedo tipo dei salti. Li ho fatti 10 minuti. Adesso sta parlando. No, ragazzi, secondo me dobbiamo uscire dal gioco e proprio spegnerlo. Il gioco e ripartire. Io faccio esci dal. Sì, proviamo. E allora. Sono uscito dal gioco. Allora facciamo. Metto gameplay. Se continuo a mantenere questo e chiudo il gioco, che esce di sfondo nella live. Niente. Non lo so. Schermo vuoto. Dovrebbe esserci lo sfondo che ho messo di Baldur's Gate. Ok. Allora esci dal gioco. Ma in teoria, però, se c'è anche. Io sto c'è lo sfondo gioco. Ok, allora riavviamo il gioco. Tanto mo sta facendo pure la sincronizzazione eccetera. Ok ragazzi, io sto riattivo. Allora facciamo entrare prima Salvio. Infatti io sto solo avviando Nvidia. Faccio io la musica perché manca. Guarda che la fai benissimo, eh? Grazie. Hai delle capacità non indifferenza. Raga, ma che succede? Perché non parte il gioco? No, come non parte il gioco? Un po' più di tempo, forse. Lo vedo live, ma nel mio schermo. Ok. Cioè, paradossalmente lo vedevo nella live, ma non nel mio schermo. È bello. Giocherai dalla live. Stava in background, praticamente. Stava andando... Bellissima questa musica. Allora continua. Vale quella che stavo facendo io. Allora, multigiocatore, amici, Mellon server. Sta ancora a caricare, Salvio. Sì, sta caricando, sta caricando. Mellon. Bello. Lobby di Salgakun. Vediamo. Vediamo se funziona. Prego, venite, gente. Ma tu prova a parlare con qualcuno. Aspetta, fallo caricare prima. A tutti noi. No, è perché per capire se il problema siamo noi. No, ragazzi, semplicemente se si era buggato tutto qua, doveva riavviare. Vediamo. Ah, sì, sta funzionando, ok. Ma aspettate, non questo ha finito di parlare e non mi dice niente, non clicco ne posso... Perché Santo. Stiamo entrando. Ok. Credo che sia quello, penso che abbiamo buggato... Ma io non ho capito perché siete così frettolosi. Aspettiamo che entriamo. Ecco, adesso... No, non è nel senso che penso che... Vabbè, vediamo se... Sono qua dentro. Io, stai entrando, sì, ok, vai. Però non sto capendo niente. Rescue party. Lo sto vedendo. Not that you'll give a triple shot, Dan, but we were ambushed by them bloody cultists. A chi devo cliccare? Scusate, c'è sia... Tu non devi cliccare a nessuno. Ma poi capita, chi ha già vedi? Perché Salve. Marco pure sta vedendo. Sì, io vedo ora. Ok. Il porcino che lo c'è, Sofia, mi ha dato una scusa, faccio una serva pane per i miei denti. Sono fatto arrivato un attimo dopo, so che la consiglio. Non ho visto... Sure did. For all the good that does us. Ma questo... One of the ground floor chambers. Faccio te. She need to be a goddamned counselor to get room and board around here. Ok. Vabbè. Allora io con questa non ci parlo più, questa artista Kenty. No, vabbè. Cioè. È lei che bugga il gioco. Parliamo con l'artista Ellendale. Ellendale, vai. Io però non lo so, è proprio strano. Io ho cliccato, C'è mo. Mo, io non voglio cliccare un'altra volta. Cioè, ormai ho cliccato. E adesso parte. Enjoy them while you can. No, è saltato. Vabbè. No, ragazzi, però così non si può più. Vabbè. Arpista Tumeril. Cliccato. 4, 5 secondi. There's food and warmth to spare. No, basta. Vabbè. Entriamo. Dicono una frase e basta. Entriamo, dai. Seris. Cioè, fammi parlare a me.
aspetta, ho già cliccato, aspetta 5 secondi. No, scusami, con la druida parlaci tu, stavo dicendo. Parlaci tu con la druida. A pity. Sì, sì, sì. You pulled them from one death trap only for me to land them in this one. Dove è Zevlor? Gone. Gone. And more than half the others with him. Ma come? We were ambushed. Ma che peccato. Cultists of this absolute. Zevlor froze. Begged us to surrender. They were toying with us. Making examples. And we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them. Maybe the curse. No, yeah. Quindi l'hai abbandonato, pezzo di merda. Fai qua. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. Thanks. Ah, wow, salvio. It was sweet of you to try. Assurdo. Oh, flirtaci. Che là di lo Jahera, vieni qua. Ma il gatto si chiama Sua Maestà. Parla esatto. C'è un gatto che ci... Ma ormai sta parlando con Jahera. Sì, ormai... Druido, medicina, annusa il vino. Mamma mia, così non ti fidi? No. È un arpista, mica una Zendarin. Ecco perché sei morto. Perché vuoi ricordarmelo? Pezzo di merda. Still not quite so sure about you though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. Vuoi provare il mio sapore? Something. Ti piace lei? Answer me true and do not lie. Wow, è figa, bro. The parasite is changing you. Ci sta cambiando. Isn't it? No, non mi sta cambiando. No. Il fiume che scorre cambia, ma resta comunque un fiume. Io sono ancora me. Vai! Can flood and break its banks. If the parasite changes you, tries to break you. Certo. Could you resist? Certo. Sì. Sì. Good. I will take your word for it. Bravo. And hold you to it too. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. Da Baldur's Gate, questa è stata facendo il contrario. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the absolute is spreading through the city. Cazzo. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. No, chi era quest'uomo, dai? General Cadric Thorn. Remember that name? Thorn, sta pure qua. He's the leader of the Absolute. Catherine Thorn. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Catherine Thorn live again. Mi piace l'accento di Jairo. He has become, in fact, invincible. Che accento è? We met him on the road dell'est. Here. Sì, esatto. Army of the Absolute intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. Cazzo. He yielded right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look. Vabbè, ragazzi, questo è il mega boss da ammazzare. You are that hope. Lo sapevo. Vai con lo sguardo. Come sei garbolo, come sei garbolo. Cos'hai in mente? Cos'hai in mente? Vai. Protected by your artifact, penso, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Catherick is without his shield, the sword. Together we assault his tower and put a final end to this fight. Druidi e arbischi si riescono a combattere ancora. Giusto così. Vai. I appreciate your enthusiasm. Just be sure it doesn't make you leap before you look. Infiltrate the towers. And Catherick's downfall begins. What's more, you'll find the cure for that thing in your head. Any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Catherick's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Bye. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Siluna. Ma noi ce l'abbiamo anche noi. And a light in the darkness. No, noi abbiamo quella di Shard. Ah, di Shard.
It's the only reason we're still alive. Posto. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Andiamo. Grande, altra ispirazione, ragazzi. Tra eroici si intende. Oh, aspetta, chi svenne cosa? Mamma mia, anche la cappellana ha avuto un'ispirazione. Volevo parlare con la gatta, però non la vedo più. Aiutare lo spirito dell'amuleto, ragazzi. Abbiamo l'amuleto, possiede uno spirito. Sta, sua maestà. Ah, ragazzi, ma dobbiamo fare un'altra cosa nell'Underdark. Abbiamo salvato Belem, dovremo andare da Derith. Dobbiamo andare a dire questa. Sto parlando con sua maestà, che è il gatto. Ma avete piano, gattina, nell'Underdark non abbiamo fatto una cosa. Faccio pure io. Ciao Good Dragons. Ciao Good Dragons. Buonasera. Buonasera. Ciao Dragons. Ma no. Dategli un guidance. Tengo pure la amicizia con gli animali, la pergamena, però mi sembra un po' eccessivo. Vai, usala, è sua maestà, cazzo. Usala. Aspetta, ti do un Ok, perfetto. Vai. Dicendo, wow! Vai. Yes, perhaps you're right. Bellissimo. Come ti chiami? Come ti chiami? Maestà. His Majesty. Come ogni gatto del resto. Giusto. Bene. Ma guarda come sta con gli occhi chiusi. Potrei avere bisogno di qualcuno come te al mio accampamento. Vai. Pointless banging about. The only highlight was when the cleric here promised me a bit of milk that is yet to materialize. My conclusion? She's a liar. Bella che qui la pausa con gli occhi chiusi. Sì, è bellissimo. Quite straightforward. I slinked. Ma è troppo bello. Ma cosa abbiamo appena visto? È bellissimo. Che sta facendo? Perché ha quest'aura? Quest'aura? È affascinato perché ha usato la pergamena. Vediamo chi ha questo, vogliamo comprare. Ragazzi, io ho trovato ho trovato degli stivali che danno più una classe armatura. Qualcuno li vuole? Quelli che danno più sistema. Sì. Io. Qualcuno li deve prendere. Ok. Io potrei volerli. Potrei volerli. Va bene, io non li voglio. Mandarlo. Ditemi voi. Allora, io ho gli stivali che fanno fare caduta morbida. Che vabbè, comunque, che sono una merda comunque, cioè. È essendo tank, un punto di armatura, di classe armatura non fa male. Ma no, dagli a salvo, dagli a salvo. Ragazzi, io sto in questa stanza, lui fa tank, ho fallito una prova di percezione. Venite qua, Salve, ma quanto sei di classe armatura? Al momento 19. Ok. Con gli stivali arriverò a 20. E non è male, è buonissimo. Dove sei? Bomba di polvere nera, chi è che la vuole? Chi è che io la vuole? Io la bomba di polvere nera. No, a chi cazzo l'ho mandata? Scusate, forse ho cliccato tutto male. Trasmutanda, forse l'ho mandata a te. Comunque ragazzi, se venite dove sono io, c'è una prova di percezione da fare. Arrivo. Io mi sto prendendo un po' di roba in giro per non farvi perdere a voi tempo. Cioè le cose. Dove? Le cose per dormire, fare. Quindi voi fate le cose. Forse c'è una porta. Ecco qua. Che ci sta? Asse isolata. Ah, vai. Muovila. Un anello. No, è un anello dell'esplosione di neve. Quando infliggi danni da freddo, crea anche un cerchio di ghiaccio con 4 metri e mezzo di raggio centrato sul bersaglio. Chi fa magie di ghiaccio? Io potrei farle, però ho un altro anello che è molto più Io mi sto rubando tutto. E allora questo... Dunque, fammi vedere. No, però dammelo, dai, perché io ho resistenza al veleno, uno me lo posso togliere e cambio, perché io posso fare delle magie di ghiaccio. Vabbè, lui calcola che siamo. Cioè, tu sei specializzato nelle magie, però. Diciamo le. Vabbè, via, vai.
Poi nel caso non vedi che non ti conviene, lo potrei prendere io perché io qualche magia di ghiaccio ce l'ho. Tengo il pugnale di ghiaccio, il nevis, la tempesta di nevischio. Allora prenditelo tu, scusami, no, prendetelo tu. Per me, no, ripeto, no. Perché anche io ho un anello di resistenza però al fulmine, toglierei questo e metterei... No, usali più tu, dai. Io sto ancora facendo incetta di roba, non sto parlando con nessuno, eccetera, sto solo prendendo la roba in giro. Quindi voi... cioè, voi potete andare avanti, io poi vi guardo, mentre sto in giro a prendere roba. Scusate, ma dopo vuoi parlare con quello là, con Matisse, che ha... che commercia? Ah, ragazzi, parlo io con uno, io parlo Matisse con... Matisse ci vuole... Parlo io, scusate, ci sono io adesso. Parlo con Roland, allora. Ma parlate uno alla volta con una persona, così almeno in live si vede tutto. Ecco qua. Vai, Sabio, vedi di a lui. Sì, seguo Francesco. Put us on the bar, then piss off and leave me alone. Jahira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jahira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Wow. Fa due, ragazzi. Sì. Vado due. It's you. Don't you get tired of telling people how to live their lives? È vero, però... If you're here to save the day again, you're a little late this time. No. Ho saputo dell'attacco delle terre maledette, sono qui per aiutare, mi sto stancando di dover sempre intervenire, ascolta. Uno? Va bene. Uno, ok. Oh, sod off! I'm only here because you helped me and my family. I was ready to cut and run back to the group, but you had other ideas. Carl and Leo were taken in by your crap. You convinced them to I mean, I'm also eating something. Mi dispiace, no? Oppure tre, ragazzi. Mi dispiace, io direi. Mi dispiace, sì. Ok. Sorry, I won't bring them back. You go save the world. Va bene, immaginate tutto coso. Whatever it is you do, I'll fix this. Vabbè, dai. Babbo. Bamburi. Vabbè, basta. Ok, io mi sono fottuto tutto. Nel senso, Marco, hai ravanato... Posso... Sì, sì, ho ravanato... Ma roba che potevo prendere, non roba che ho rubato. Ah, ok. Pensavo che avessi rapinato un po' di... No, gente. No. Questa salva, non perché... Qualche... Salva. Salva? Io ho cliccato F5. Ma io non... Ah, okay. Ecco, adesso. Sì, parte dopo un bel po', sì. Marco, scusami. Matisse non ha... Sì. Vesti. Non c'è niente. Ragazzi, lo vogliamo... Non so se c'è... Ordine. Sì, parliamo con... Andiamo da Isobel a parlare con quella, no? Qua. Dobbiamo andare al piano di sopra. Aspetta, sì. Sto qua, non lo so se voi avete parlato in questa camera. Wow. Dai, parlo io con... Quanta gente c'è qui? Parlo con la consigliera, Floric. Dai. Parlo con la consigliera. Okay. Ah, sì, vai. Questo baule si può aprire, che sta in questa stanza. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of you, Salvio. His original written. Sì, sto vedendo. Signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. Oh no. He must know something. Let's not give up on him yet. Mago. We believe the cultists have taken Duke Ravenguard to Moonrise Towers. Ooh. I don't suppose you found the way in. Io so che a parlare con questo tizio disteso. Aspetta, stavo parlando già io. I pugni fiammanti hanno intenzione di starsene qui con le mani in mano, non ho alcuna intenzione di dirigermi laggiù. Che cosa è successo al tipo sulla branda? Vado? Vai, la seconda. Vai. Isabel cleared this place and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. Ma! Oh, Nico, come hai fatto tu? He'll come round. Esatto. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Ooh.
cosa è, dubito che quest'uomo si prenderà. Beh, uno faccio. Cosa sa di Vai. Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow free. No, no. Ah, ok. Raga, sento un bordello. Raga, stanno sparando dei fuochi qua fuori. Dubito che quell'uomo si riprenderà a breve, dai. I doubt it too, but I haven't given up hope. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Che cosa sono le sentinelle d'acciaio? No. Okay. Okay. Mai avuto io questa conversazione. Io faccio. Chi è questo Lord? La prima. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives, except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Eltharion. But even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower, whatever Kethric throws at us. I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume. Ma questa poi viaggia così, cioè è segnocchissima, però. Cioè... Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again. Mi chiedo quel bastone dove sia. Raga, io mi sono accorto di una cosa. Ah, mo seguiamo cosa Cappellana stava parlando, mi sembra. Ah no. Non vedo orecchio. No, non infatti. Ma va, parlate voi. Dai, ci parlo io che sono un mago, dai. Vai. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Questo si è fatto troppi funghetti. We need you, sir. One of our own's been taken. A Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Lascia che gli dia un'occhiata. Vai. Yes. Okay. If you know how to get through to him, don't hesitate. Vai a comunicare con i morti. Mago Arcano, ricordi i tuoi studi? Quale potrebbe essere la causa di tutto questo? Gli dai una botta in testa, lo uccidi e parli con i morti. Ma ragazzi, cioè dovrei farci. Ho anche una guida, guarda. Io ho 8, farci. Cioè. Vado. Vai. Col vantaggio. Oh, ottimo. Quindi 9. Direi che ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta. Without a reminder of who he is, of what he held dear, his mind will remain lost to the darkness. Osservalo meglio, potrebbe esserci qualcosa. Vai, sì, sì. Ma Marco, avete già controllato i suoi effetti personali? No, io vedo solo continua. Ah, però te lo giuro, hai cliccato su questo. Dai, ho cliccato. Era molto nel personaggio, però. Dai, sì. Dai, parto già da 8. Vai. È large. Un altro 29. His fingertips sport calluses and toughened skin, as if from manual labor. Bisogna suonare. A stringed instrument, perhaps. Un bardo. Avete già controllato Kallag. Faccio uno, avete già controllato Vai. I effetti personali, sì. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reactions. Wow, subito se mi sono lasciato le mie sacche. Oh, subito proprio. Non hai manco visto cos'è. Magari era. Boh.
Che cosa ho fatto? Hai ricevuto una lettera? Che ti ha dato? Fammi vedere che lettera è. Lettera lettera consumata. Raga, aspetta, sto leggendo un attimo la lettera. Vai. Allora dice: incaricato Art Kullag, grado fiamma, obiettivo ottenere informazioni sulle attività in corso alle torri dell'alba lunare e nell'area circostanze, dirette da Caterick Thorm e dalla famiglia ancestrale di Thorm. Ordini: fissare un alloggio alla locanda dell'ultima luce e iniziare ad indagare al casello daziario. I rapporti parlano di corruzione, ma non abbiamo ancora ottenuto nulla che li confermi. Nota: i Thorn, una famiglia di questa regione, sono veneratori di vecchia data di Salune, ma corre voce che l'enclave di Shariti stia prendendo il sopravvento. Indagare e firmato Granduca Eltan. Allora, ragazzi, ma c'è qualcuno che suona? Un attimo. Ho notato una cosa qui che non avevo mai visto. No. Guardate il mio personaggio. Lo vedete? Sì, stanno facendo una partita. Guardate chi è che sta sedendo qua. È Rafael. LOL. Ci cazzo. Aspetta. Aspetta, due secondi, raga. Vado un attimo a prendere da bere. Un attimo solo. Vai. Non avevo mai notato che stava qua. Sotto. Vicino a dove stava. È Rafael, mamma mia. 865 punti vita. Sì, 865 HP. Attacchiamo. Vai. Aspettiamo Salvio. Lol, veramente lo sta attaccando. 860 HP. Ma tra l'altro se poi esamina, c'è scritto, sì, immunità al fuoco. Resistenza al contundente. CA 21. Ragazzi, c'ha mietitore di anime. Quando Rafael è riuscito a 0 punti ferita di un anime, recide l'anima dal suo corpo. Cioè, muore e non ti rianima più. Non puoi più essere rianimato. Cioè, finisce il gioco. Sì. Quando superi un tiro salvezza, il nemico che lo ha causato diventa incendiato per 3 turni. Ritorsione inferno. Vai ragazzi, degli immondi. Allora, Salvio, abbiamo scoperto che c'è Rafael che ha 865 HP ed è livello 12. Ci parlo? Vabbè. Così lo attacchiamo. Uccidiamolo. Okay? Guardate me, ci sto parlando. Your move, Maul. You trap me. I didn't even want to take this one. Grazie, vabbè, ma siamo 4 livelli 6. The first piece non mi finisce il dialogo, il canisello. No. Ma so, i scacchi 3D questi. Sì, come quelli di Sheldon. Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, chief. Do you play lance ball by any chance? No, io non so giocare. It's my first time playing. Io sì, però... Trucca la partita con... Wow. Vai, fallo. C'è anche guerriero. No, no. Non c'è modo. Faccio ladro. Trucca la partita con qualche gioco di mano. Vai. Gioco di mano, gioco di villano. Oh. Ah, ecco, l'ha fatto. Cazzo nero. Fatto. Oh, cioè, abbiamo barato contro un diavolo. LOL. How's that for Callum Shambles? Brava. Lovely work. I see I was right to make you the offer. Cazzo. You will consider it. Oh no. No. Abbiamo fatto un guaio, ragazzi. Dobbiamo metterlo in guardia. What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be. She cheated, of course, but that's half her charm. Perché non porti uno le tue chiappe negli inferi? No, fai due. Bello. Per questo che sei qui per gioco. Cosa votate, Salvio? La 2, vai. Sì, la 2, vai. To play the game, the vast lanceboard of soul. But don't you worry about Maul. It goes without saying. She still has the unconditional freedom to choose the only option she has left.
Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. Ma uno però io farei. Uno? Ok. Why spoil it? It's all out there, waiting to be discovered. You never know what you might find if you just dig a little deeper. Io glielo direi, vedi, di stare alla larga da morte. Io lo dico. She won. She has a taste for it now. Mamma mia, abbiamo fatto un guaio. She'll be the one who comes to me. Abbiamo fatto un guaio, ragazzi. But enough about my lesser pursuits. Why bother with trifles when I'm in the illustrious presence of my very favorite client? Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. Non mi sono mai sentito meglio. Sì, vai, vai. Splendid. And yet, I have this picture in my head of you tossing and turning. Ma che cazzo sa tutto questo? Thinking strange things. Ma è uno dei più grandi strange dreams. Cioè, demone. Grandi lote. Voice inside of you asking, is this my will? Or is it the worms? But you have no answer and no way of knowing. The good thing is, though, there's only one little voice you really should listen to. La tua, giustamente. Ovviamente. See you soon. Comunque non avevo mai visto sta roba, bellissimo. Sta piatura scacchiera. Nemmeno. Aiutare la piccoletta, mica tanto. Salva, io non l'ho mai sbloccata questa cosa, ma è incredibile. Rispetto. Ok, andiamo a parlare con Isobel, dai. Chi non vogliamo... Isobel, voi lo sapete? Laurum Octopus si trova l'ispirazione. Strega di raga, siamo rifullati di ispirazione. Sì. Bello. Dov'è? Sarà giù, non abbiamo parlato. Ah, eccola, eccola. Portone di quercia, eccolo qua. Però se non abbiamo parlato con tutti, cioè giù a quel tavolo. Ci parlano. Camera di Isobel, ma non c'è Isobel, ma lo sta. Vedo se tra i libri c'è qualcosa, tanto posso toccare. Pergamena di scudo di fuoco, buono. E l'armadio pure lo posso aprire. Ma scudo di fuoco è potentissimo. Lo so. C'è una tunica selunita. Imparalo. Amuleto selunita. Impara lo scudo di fuoco. Armatura leggera, che fa? Ah, questo? È vero, faglielo imparare a Glaurung. Scudo di fuoco è potentissimo. Te lo do. Vai. Ma mi sembra che ce l'ho. Vai. Scudo di fuoco è difficile. Vai, vai. Livello troppo raga, basso, io... ragazzi. Ah, ecco, posso... vabbè, aspetta. Ah, eccola. Oh, eccola, sta qui, l'ho trovata. Dove? Sento una magia qui. Ma non si apre la porta perché ecco. Ma poi ci parlo facendo... io ragazzi, ragazzi. Sta facendo la cosa che ho per proteggere la città. Non esce ancora. Non esce niente, va. Ma manco a me. Sta ricando perché io sono bloccato. Ecco qua. Cutscene. Questo io non l'ho mai fatto, raga. Ma com'è possibile che non l'ho mai fatto? Non l'ho mai fatto. Poi dici, perché ho prima esplorato fuori. Ah, ok. Vabbè, quindi meglio così, dai. Sì, sto vedendo cose che non avevo mai visto. Wow, bellissimo. Anche perché io ho 10 minuti, ragazzi. Quindi questo dialogo e poi vado via. Noi possiamo continuare un pochino. Certo, come? No. Poi me la recupero con la live. Chi vuoi che ti usa? È la stessa cosa, ragazzi. Ma cosa ha questo? Ha delle... Oh, ha delle ali. Ma chi è? Ma un'ala spezzata. I didn't realize I had an audience. Ma no, quale bug? Ha un'ala spezzata. Ma che... ma che sta succedendo? I'm Isabel. Tipo magari un NPC del terzo atto, da tutt'altra parte, sa. Questa locanda nelle ombre, avevo anche il parassino nella pura, ma non ho la mente, le voci girano in fretta, altrettanto mi hanno detto... Ok, vado. Due? Vai. Vai. Ok.
Myself and our lady are doing what we can to hold the line. Pure questo è un bel personaggio, molto bello. I hear you and your tadpole will be our offense. Grazie. Free from the absolute's influence. Ah, se po' bello. Vieni all'accampamento. Walk among cultists. Che buffa. It's ci vuoi provare? Poi lo faccio vedere poi ti fa. Ci vuoi provare? Indeed, not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jahira sent you to beg a protection spell of her favorite cleric. Esattamente. Ecco, wow, ecco. Ah, te l'ho fatto. Ottimo. Perfect. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. Grazie. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. Mm. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. C'è qualcos'altro che dovrei sapere? Vai, due. Vai. Ketherick is a frightening man, but you have something he doesn't. Mm. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Do you hear that? Something's wrong. Cazzo. Che succede? Non lo so, che fa. All'improvviso. Ma inizia un'altra conversazione? No, si è fatto scuro. Come? Si è fatto scuro? In che senso? Io vedo tutto bloccato. Ecco qua. Io vedo... Chi è qui? Ah, ecco, okay. Cutscene. Cos'è? Oh, ah, quello là con la là, vabbè. Ma chi è chi? Vabbè. Ah, ok. Marcus. Hello, Isabel. No, c'ha già il tipo, c'ha. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Isabel, conosci quest'uomo? And you can hear all about him. Da Ketherick, questo è di Ketherick Thorm. È il cattivo. Vabbè, facciamo due, no? Bye. He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. Io questa parte non l'ho mai fatto. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick alive. Wow, tu hai morì, mommo. Mommo, sono dei suoi pensieri in cerca di informazioni. Sì, sì, io farei quello. Sì, vai. Sondalo, sondalo. Ragazzi, cazzo, io c'ho... Aspetta, guida, vai. Conoscenze proibite più uno, dai, posso riuscire. Sì. 19. Oh, stai tirando solo 19, giusto? Sì. Meglio così, dai. Vabbè. What's going on? If you have something to say, say it. Wow, uno, vado? Vado? La prima. Okay. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. Vaffanculo. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Cazzo, gli ha dato delle armi. Time to go, Isabel. Ma che sta succedendo? Wow, bellissimo! Io devo andarmene, cazzo! Che peccato! Mamma mia, quanti demoni che sono usciti! E su Costituzione miseria. Non l'ho fatto! Io non l'ho mai fatto! No, l'ho preso molto! Comunque è bellissima sta cosa che c'è l'interfaccia del combattimento, però sta continuando un po' di cazzini. Cazzo, sto io davanti a lui. Oh, ma dobbiamo difendere. Oh, quanti HP ha questo? Ah, raga. Parecchi, ma non è. No. È il coso che fai tu sempre. Come cazzo si chiama? Paladino. No. Ma perché non allora, io intanto lanciare l'incantesimo? Io chiudo la porta. Chiudo la porta. Ci metto. Mi ricorda qualcuno? Aspetta, guarda che faccio, guarda. Che entrava. Entrava, faceva l'incantesimo, usciva e gli chiudeva la porta. Ragazzi, c'ha una mano a livello 6, dai. Continua ad aggiungerci gente, ma cos'è? Ma sì, infatti è assurdo. Però sono alleati questi, l'arpista nice. Allora, io provo a uccidere a questo. Tu devi massimizzare i danni su Marcus, sicuramente. Sì. O dopo arrivo a tankare.
Boom, 43. 41. Mamma mia, vado. Ho shottato. Un po' critico. Gli metto anche il marchio, ma andiamo comunque dopo. Che se... Anzi, no, mo faccio... Boom. Infatti, azione in B2 se lo può attaccare. Non ho fatto nada. Boom, 27, bene. Ok, è quasi morto. Io quando sto, vabbè, tra mezzo. Boom, tempesta di ghiaccio. Wow. Vai. Ma quanti su? Ha aperto la porta. Oh cavolo, vanno tutti su Isabel. Ma dobbiamo proteggere, ragazzi. Fai il lampo. Ma ce n'ho uno, l'ho fatto. Vabbè, hai fatto bene perché era rimasta con 6 HP, quindi non è che c'era. No, non lo uccidere. Cosa stai lanciando? La uccidi? No, però colpisco voi così. Oh, Cristo. No, cazzo. Raga, dobbiamo salvarla in qualche modo. Qualcuno deve curare Isobel. Capisco. E dopo. Tu dove sei? Ma... Sei qui. No, non mi funziona niente, ragazzi. Sei qua. Non... Sul tuo personaggio. Clicco, ma non fa niente. Ragazzi, io non so che cazzo fare. Salvio, salva. No, ok. Sì. Così casomai si bugga tutto, possiamo caricare da qua. Perché ragazzi io potrei... Non posso fare niente. Allora, ma che tanto cazzo non sta ancora a te, magari il tuo turno si tocca sblocca. Tocca a me. Devo capire che cazzo fare. Ma c'è Isabel. Allora, aspettate, faccio, aspettatemi un attimo. Allora, faccio un bel passo velato e me ne vado da qui. Giusto. E me ne vado qui. Poi quanti HP c'ha Isabel? 6. Se uso questa magia No, uso io santuario dopo. No, aspetta, non la collo. Quindi che cazzo faccio? Scusatemi. Attacca qualcuno, ma no ad area. Fai danno al boss, fai qualcosa. Va bene, allora farò. Vabbè, gli faccio uno scorching ray, ragazzi. Vai. No, il percorso è interrotto. Ma sei un drogato. Ah, sì, perché c'era l'altro demone davanti. Sì, però, cioè, capisci. Di livello 3. Vai. Suona Non c'è fallimento critico. Già, perché giustamente loro tipo mezzo fallimento critico, 4 e 5 danni. Devi salvare. Sì. Bella roba. Ok, 8. Boom. Ok, me sta è sotto, al buio qua, in bianco e nero. Sta di sotto, non lo vediamo. Ok. 41. Mamma mia. Wow. Ma questi paralizzano con gli attacchi. Vabbè. Allora mi trasformo e faccio l'ululato, bravo. Sì, fallo. Allora mi trasformo in orso, non in orso gufo. Ah, cazzo, perché l'orso gufo non ce l'ha. No, non mi pare. Ah. Vabbè, non fai tu, allora non lo so. Cioè, se volevi fare il nostro gufo, fai. No, va bene, l'orso. Oh, perché ha fatto sta cosa? Cioè, io. Ti trasformi, per favore? Vai. 51. Vado. Maiala. Ah, 51. Quindi sono aumentati gli HP dell'orso. Sì, gli HP aumentano tutti. Bellissimo. Oh, solo il boss. Ok, solo il boss. Vabbè, ma ammazziamo. Chissà che succede se io da una parte adesco con l'urlo e tipo Marco mi mette santuario che non mi possono bersagliare. Passano il turno praticamente. Oh! È vero. L'ho mancato. Buono, ha attaccato comunque te. Quanti attacchi fa? Vai, Nico. Infatti, fa 3 Ammazzalo, attacchi. Ammazzalo,
Sì, lo distruggo. Ma voglio, io mi nascondo pure. Dai, faccio io e poi vado con le ragazze. Mamma mia. Buono, un altro attacco. Non ce l'ho più. Non ce l'hai l'azione di Medusa, no. Solo un atto, ok. In pantera si è trasformato. Bellissimo. Che io non l'ho ancora mai usata, non so. Ma perché attacca me, scusa? Ma infatti. Allora, chi è che vuole una bella come si chiama? Velocità? È utile su tutti. Marco, se te la faccio, tu puoi. Io sono paralizzato, però, quindi non posso fare nulla. La faccio su di te. Io. Nico. Falla su Nico. Che io ho 6 HP. Vai. E. Ok, quindi ora io non posso fare più niente, giusto? Cioè, no. Noi siamo tutti paralizzati, a parte Nico. Ok, io no. Io. Pure, sì, termina turno, questo è paralizzato, sei paralizzato. Ragazzi, io devo staccare. Vai, non ti preoccupare. Dai, me la vedrò. Ciao, vai, ragazzi. Ciao, bello. Ciao. Allora, un attimo chilo a chi arriva la abbiamo visto. Non ho idea, ma qua. Ma chi si stanno accendendo tutti quanti, Gesù? Ma questi, ognuno di questi tiene comunque 40 HP, e poi paralizzano questi attacchi. Cioè, una volta che sono paralizzati, la paralisi è paralizzato. Come si. Sì, sicura, però non so come, devo essere sincero, non lo so. Questi vabbè, stanno quattro di loro là sotto. Non è che ammazziamo il boss, gli altri se ne vanno, no? Vabbè. Magari, però. Ci servono questi 17 danni. Aia. No, mi ha tolto la velocizzato già. Bam! E sono ritornato normale. Vabbè, però non sei più paralizzato. Almeno tu puoi trasformare. No, è ancora per un turno sono paralizzato. Io sono letargico. Oddio, che casino. E mo' mi piglio un sacco di. Mo' sono morto. Aia, sono morto anch'io. No, non devono uccidere Isobel. Ma Isobel per altri 9 turni non la uccide. Sono io che comando. Io adesso. Ah, okay. Uraki. Se vuoi puoi passare, se non ti va di usarlo. Cioè, basta che nei multiplayer lo passi a qualcun altro. Se no, usalo tu. Vabbè, vediamo un attimo che tiene qua. Tiene. Sai la trama ipnotica, per caso? Preparata, non credo. No, allora vi dico quello. Raggio di paura, raggio di ferimento. Raggio di infermità e poi tiene tra le magie palla di fuoco, tocco gelido, onda tonante, illusione minore, globo cromatico, dardo di fuoco, raggio rovente, freccia acida di Melf. Puoi fare lentezza come cioè la pergamena di lentezza la puoi fare su tutti quanti loro. Ok. Lentezza, dove sta? È la pergamena la seconda, terza fila, la terza. E mi sa che la terza fila del. Allora, ecco. No, vabbè, era tutta un'altra posizione nel mio inventario. Ok, comunque l'ho trovato. Come si fa ad usare? Lancia incantesimo. È bravissimo. Ma è un solo bersaglio, non tutti. È uno? No. Così dovrebbe mi sembra. Essere. Guarda dalla live, mi fa. Aspetta, ok, dalla live stai ancora cercando l'incantesimo. Ora vedo. Stai parecchio indietro nella live. Ecco, aspetta un pochino. Poi non so. No, ma non credo. Penso che il bersaglio. Ah, però sono 6 bersagli. C'è scritto 6 in basso, vedi? A destra. Devi mettere fino a 6. Clicca tutti i nemici che puoi mettere. C'è 1. 2. 3. Boss soprattutto. Ottimo. È il boss l'ho selezionato, credo. Sì. Deve essere 4, devono essere selezionati. 4 e poi prendi 3 4. Non penso che arrivi altri ad altri 2. Non c'è. No, arrivo forse. No, il bersaglio non è visibile. È ok. È ok. Quindi faccio ok da qua. Sì. Esatto, ottimo.
e non può fare altro, credo, no? Hai rallentato pure il boss, quindi ottimo. È meglio che scappi, cioè vai più nell'angolino, cioè vai via. Lentezza è il contrario di velocità. Ma vengo dove stai tu? Vengo vicino a te? No, scappa via nell'angolino, l'altro angolo, quello dietro la libreria, là dove sta lui, però più lontano. Ok. Bravo. Boom, scaccia. No, ha levato il santuario. No. Ma deficiente. Ma che ha fatto? Ma dove sta andando? Ah, vabbè. Aspetta, ho finito il paralizzato. Oh, sì, yeah. Sì, ottimo. Sì. Hai 5 HP, attento. Mamma mia. Questi sono tutti scacciati, quindi non li tocchiamo. Ok. Non può... E allora spacca il boss. È morto? Spacca il boss, tiene 31 HP davanti a te. Però c'ha l'attacco d'opportunità. No, perché è rallentato, non ha reazioni. Sono quasi sicuro. Ok, quindi mi posso... quindi devo fare qualcosa che colpisce solo lui. Posso fare questo. Ma forse riesci a fare... Ah, solo lui, ok. Oh, ah, vai, sì, potente. Ah, 3 HP. Bello, bravo. Io sono tutto paralizzato. No, ma santuario me lo lascio via a me. Faccio Midor. Sono paralizzato. Boom. Maronna mia, stanno accerendo. Ira. Cazzo, Nero. Bang. 8. Ok, allora io che cosa potrei fare? Uccidilo. Attacco singolo, qualcosa di singolo che lo uccide. C'hai anche io potrei pure usare cose più potenti. C'è un invocare il fulmine. Mamma mia, per 3 HP. Cioè, fai qualcosa che lo chiappa con più possibilità. Lascia perdere la potenza. Senza fare danni agli altri. Esatto, senza fare danni agli altri. Faccio il frantumare. No, il frantumare ad area. Ad area. Ma dagli un tocchetto, c'ha 3 HP. Basta. Ah, sì, ad area. Qualsiasi cosa. Voglio andare capito sul sicuro, perché l'attacco fisico è 75% con vantaggio, però con la spiga che... 75. Voglio. Vado con questo. C'è anche il marchio del cacciatore che tira un D6. Aspetta, però io perché non mi trasformo? Io mi ritrasformo prima e attacco, tengo il doppio attacco con la forma... Okay, vai. Stavolta mi trasformo in orso gufo, però. Sì. Non lo trovo mai, ma visto. 65. Meno 65 HP. Potrei fare anche uno spacca terra. No. Vabbè, 91 per 91 per non lo riesco a cliccare. Sta talmente piccolino. Ecco qua. Oh, 21 HP. Io dobbiamo uccidere tutti. Bene. Allora con meno HP. Questo di 17. Bravissimo. 21 e 22 di danno, ottimo, ok. E mi devo fermare qua per forza. Vabbè, tengo altri 65 HP. A me mi si è buggata la musica, ci sta quella calma, tra parentesi. Pure a me. Pure a me c'è... Dove è il combattimento? Vabbè, sembra che siamo al sicuro così. Ora è molto bossone. Ottimo. Abbastanza allora, sicuro. Io adesso... attaccherò questo. No, 24 però. È poco, vuoi provare a shottare quello da 32? Ma scacciato, che condizione è? Me ne vado là, aspetta. Vado qua. Provo a shottare questo qua da 32. Vai, morto. Ottimo. 42. Ma quanta exp? Ah, 90 exp, mica 900, ho visto male, 90. Ah, la pantera diventa invisibile, è vero? OP. Ah, Uraki, dunque, cosa gli faccio fare ad Uraki? Ad Octopussy? Lui è ancora concentrato su lentezza, quindi ti conviene fare qualche attacco così, senza fare chissà cosa. Allora, un... Vabbè, lentezza, andate solo per
solo una freccia acida, no, un dardo incantato. Sì. Una cosa easy. Però credo che da qua non lo prendo. No, il dardo incantato lo prendo. Ah, no, sì, hai ragione. Ok, è l'unica cosa, e allora del gioco che non manca tutti mai. E tre su di lui. Livello 1. Togli troppo poco. E vabbè, termino tutto, no? Sì. Gli ho torto la condizione scacciata, però vabbè. Oh, meno cura male, ferite, ottimo. Qua sei messo tra porte e armadie. Dove sei messo questo? Sei in cassa, c'è proprio qua. Ok. Chi è adesso? Ah, Marco, ok. Wow, è rimasto ma allora. Ah, ma stanno solo due nemici, abbiamo vinto comunque. Qua sì, manca. No, anche, giusto... anche in mezzo là, cioè, siamo tutto a posto. Ah, quella, quella mo è invisibile, chissà dove sta andando. Tiro gambizzante, poi ottimo. Gli mancano 24 HP. Armatura magica. Voilà. La butta... cioè... Ah, per andare. Okay. Giusto, giusto. Ah, giusto. Bravo. Volare. Eh sì. Oh. Ah, è venuto. Cazzo. No, dai, sono bello. No, che cavolo. Mamma mia. 15 attorno. Ah, che cavolo. Voglio vado addosso a qui. No, devo prima uccidere questo. Per forza. Sì, devi uccidere questo. Per forza. Ok, e mo vado da quell'altro. What do I have to lose? È rimasto. Ma l'ha buttato pure all'indietro. Bellissimo. E io me lo faccio. Ma io non mi posso mettere qua. Mannaggia, non volevo mettere non il puoi fare saltare davanti. Cosa, non so. Sì, un salto sì. Esatto. Così metto proprio davanti alla porta. Ok, non può andare avanti. Non può attaccare a Isabella almeno. C'è solo quello da noi? Sì, no, ormai sì, ce l'abbiamo fatta. A meno che non... Ah, io no, non posso vabbè, attaccare posso... perché... Sì. No, io mo sto davanti, quindi non lo potete hai attaccare. Hai messo il tuo culone davanti. Sì, sì. Però aspetta, può darsi pure che io riesco in qualche modo. Vai, io alzo un poco il culetto, tu prova a far passare la freccia tra le mie no, gambe. Mi dice che il percorso mi raccomando, non sbagliare. Dice il percorso è interrotto da un culo. Sai cosa faccio mo? Guarda che mi costringi a fare. Passo la vabbè, sei proprio sburune. Impalato. You should take a look. Ho avuto paura di essere impalato. Ok, sì, ho visto ce l'ha. Oh, c'ha la parassia del Mind Flayer, Buono. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, niente Isabel. Riporte. They know how important you are. But they don't know about you. E vedi se non mettono sempre a noi mezzo. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. Grazie. We're in more danger than I knew. Ma sta che non l'ha nascita. L'hanno proprio abbuffata i bot. Ora. La prima farei. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he wants to take me alive, I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you. Oh, quando avrò la testa di Ketherick sarei di nuovo al sicuro. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Ok. Marco, hai preso tutto quello che c'era in giro? No. Però lo scrigno mi esce rosso. No, lo scrigno non ti esce rosso e non lo toccare. Di pugno Marcus, sapete che è vuoto. Va bene, quindi chi domani un anello di invisibilità
Un anello di invisibilità. Io no, devo sul tank, devo essere visibile. Dammelo a me, vai, dammelo a me. A parte che poi c'ho l'elmo, diciamo, la una specie di cappa di cappuccio. Ok. Che... C'ha qualche guanto buono? Guanto buono no. Sì, qualche guanto. Andiamo da Dammon, devo darci a qualcosa. Sabe, tu levati la forma così facciamo un riposino. Ok. In realtà, in questo caso, potrei anche conservarmi la forma. Tanto me le ricarica. Sì. Vado, la tengo già messa. Un po' di HP di suo. Ah, no, hai ragione, scusami, no. Devo recuperare gli HP con in forma umana, che sto inguaiato. Stavo quasi morendo, tenevo 4 HP. Vado, lo faccio. Sì. Ok, allora, venite da Dammon. Io ci parlo, quindi vedete me, intuizione successo. If you need something sharp, I have a few things left. Prima hai detto potresti lavorare con dei materiali interessanti, cosa intendevi? Okay. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Marco, okay. Mi passi gli scarti di adamantio? Sì. Intanto vediamo cos'hai. Io vedo tengo se c'è ancora qualcosa di buono. Io tengo ancora quella lega che era lega infernale nel ma si vende sta lega infernale? No, lega infernale serve, dammela. Cioè oppure parlaci tu con Dammon. Allora, te la do, ma non la metto nella mercanzia, quindi te la trovi senza mercanzia. Ok. Una cosa, c'ha dei guanti. Guanti del maestro di spada. Ottieni competenza nelle spade corte, spade lunghe e gli spadoni. E più uno ai tiri per colpire in mischia. No, è l'unico guanto che ha purtroppo. No. Poi c'ha delle armature medie abbastanza buone. Non so se vi interessano. Vediamo. Un arco che dà velocità, raga. What? No, prendi. Non posso, troppo costoso. Quanto costa? Dobbiamo prima. Allora, sì, mo provo a vendere intanto. Ma io tengo 1600 di oro. Io ho 800. E datemi i soldi, datemeli. Il rabbino. Ho mandato roba per tutti. Mara. Sì, no, ma io a dire la verità, io pensavo che tu te li prendevi stesso dai nostri zaini a mano. Divisi. Ok, adesso posso comprare questo arco, però vi dico prima tutto, perché se no. Non so, abbiamo solo 3000 soldi. Quindi allora c'ha quest'arco con velocità che è potentissimo, secondo me. Poi c'ha spada dalle grinfia umbratili che fa più uno. Che fa più uno e c'ha colpo immerso nell'ombra che fa un botto di danni. Ma le spade le usi te, se quindi lo sapessi ti serve. No, oppure no, io tengo la competenza con le spade. Poi, okay. Poi c'è una labarda. No, ho detto una stronzata. Che dà più io ce l'ho la competenza con le spade. C'è una labarda che dà più 2 a forza. Vai, alla. Meno una intelligenza e meno una saggezza. Questa con guerriero sarebbe fortissima. Sì. E poi c'è il martello da guerra del vincolo elettrico. Che con il vincolo fa un sacco di danni. Poi c'è. E basta, no, la maspina non ci interessa. Poi passiamo alle cose che ha. No, questo gliele abbiamo vendute noi. Ok, niente, non ha nient'altro di utile. Però quest'arco io lo comprerei. L'arco, sì, cioè, è non lo so. Io tengo un arco abbastanza di ma merda. Ma considera che è buono su tutti quanti. Perché la velocità te lo attiva comunque, cioè non so come... Sì, è chiaro, ho capito. Allora, vediamo con gli scarti di adamantio. Ho trovato questo metallo, cosa ne pensi? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Ok, e mi fa una roba. Mi ha dato un oggetto. Guardate come è figo, Tom. There you are. Grazie. Ma mi sentite? Sì. Ah, ok. Però siamo un po' armatura del crepuscolo infernale. Oh, wow. C'ha 18 di classe armatura. È pesante. Ah.
E però quando vieni colpito fai danni da fuoco. Madonna. Poi sì, aspetta che abbiamo un altro scarto. Erano tre gli scarti, purtroppo non ci riusciamo a fare il set completo. Ok, indossate in questa. No, io c'ho quella con il bonus armatura. Cioè ci io provo, ma competenze che per le vesane. Ah no, no, è vero, rimane giù, rimane a 20. Buono, buono. Comunque c'ha più 3. Quindi... Allora, elmo del crepuscolo. Ottieni più 2 di salvezza contro gli incantesimi e più 1 di salvezza su costituzione. Questo non è granché, però è un elmo buono. Dalla mia. E il terzo item che purtroppo non ha... Ah, scorri di adamanti, aspetta, me le può fare ancora? Aspetta, Maiala, aspetta. Questo. C'è un questo bug, che culo. Serviva. Ok, e mi ha dato i guanti infernali. Ah, questi sono buoni. Questo fa danno da fuoco con gli attacchi con arma, raga. Aggiunge un D4 di fuoco, questo guanto. Questo indossa lo tenio. Ma io so già quelli dell'arciere che mi vanno anche bene, quindi se li volete voi... Prendeteveli, eh. Ma con attacchi con arma? Con arma. Ah, anche senza armi. Anche con... No. Sì, anche senza armi. Senza armi, quindi anche con incantesimi? Allora... No, senza armi. Cioè, anche io in forma bestiale. No, incantesimi no. Salvio, proviamolo su di te, vediamo se funziona. Tu che guanti hai? Io tengo dei guanti che praticamente mentre sono circondato da due o più nemici ottengo cazzo, vantaggio ai tiri per colpire. Vabbè, però proviamo, te li do e vediamo. Poi questa corazza con il bonus di armatura, chi lo vuole? Con destrezza, a sto punto che a me non serve. A questo punto... Però sono danneggiati, chissà perché. No, sono danneggiati perché c'erano, cioè, li ha fatti con le scorie, diciamo. Ah, ok. Ok, allora questo non era l'accampamento. Sì, erano ancora più forti. Cioè, infliggevano 2-8 tipo di danni di fuoco, di più. 3-12. Vabbè. Allora, vediamo cos'hai. No, niente, non c'ha più nulla di utile. L'arco l'hai preso? Sì, scusatemi, chi lo vuole l'arco? Ok. L'ho preso, chi lo vuole? L'arco, io ce l'ho abbastanza schifoso. Se nessuno lo vuole, prendo io. Vai. Questo che faceva? Non mi ricordo quest'arco. Cosa? Quest'arco che faceva? Quello che ti dà velocità. Dà velocità una volta al giorno. Va bene, parla con i bue. Vieni qua. Lo sta. Anche lo strano bue di nuovo. Arrivo. È sempre lui. È sempre lui, ragazzi. Salva, poi prima di quando vieni qua. Sì, appena arrivo. Che? Ma sono caduto? È successo qualcosa? No. Vabbè. Salva. Allora, salvo. Bravo. Parlo col bue. It's toasty in here. Toasty in here, ok. Strano bue. Strano. Still incapable. Incapace di... E mi ricordo di te dello scatto dei druidi? Sì, mi pare quello. Not for you to know. Oh. Tu fai natura. Faccio natura? Esatto. Bello. Well. Come close. Your mind to mine. Oh no. Wow. Oh mio Dio. Oddio. Are you satisfied? Quelli erano i pezzi di meno bovini che abbiamo. Sì, anche la prima mi piace, però, devo dire la verità. Keep quiet and you won't have to find out. Vabbè, io non lo so, sinceramente non lo so. Fai tu. Io farei la terza. Good little hero. Ci mette pure per il culo, Cazzo. Okay. C'ha 163 HP questo bue. Sì. Infatti chissà che cacchio è. Vabbè. Va bene. Io direi che è il tempo di esplorare qui o uscire di nuovo fuori. No, sì, uscire fuori, credo. Sì. Vabbè, cioè, magari possiamo pure preparare, cioè, decidere, sistemarci da una parte,
possiamo anche finire un po' prima, giusto per no, tanto manca un quarto d'ora, cioè... Allora magari ci conviene esplorare qua, parlare con qualcuno e chiudere qua. Ma Nico, ma te anche questa spada di Emo non, cioè, non ti serve? Comunque è leggera. Quale? Accurata. Questa che è fortissimo. Costa tanto. Costa tanto, però qui dice quando metti a segno un colpo critico, quindi penso anche con l'arco. Che quanto fa? Quando metti a segno un colpo critico? Allora dice, quando metti a segno un colpo critico contro un bersaglio che non sia un costrutto o non morto, infliggi 10 danni necrotici extra e ottieni 10 punti ferita temporanei. Minchia. È leggera e accurata. Però ma quando... raga, ho parlato con la commerciante qua sotto, mi dice, oltre che vediamo la tua mercanzia, mi fa fare persuasione, c'è qualcosa che potrei toglierti di torno a costo zero? Lo faccio. Ok, scusate, va. No, non ti preoccupare. Marco, se la possiamo provare, però quanto costa a te? 1440. A me costerà sui 1200, vabbè, proviamo. La compro? Provatela, secondo me ho paura che funziona solo se faccio colpo critico solo con quella, però vabbè, comunque è una buona arma colpo a colpo, qualcuno la userà, quello sicuramente, la smutanda forse pure, intanto buone, faccio anche meno danni, perché leggera accurata, 1300 a me mi costa, va bene, proviamolo, dai. Poi si può provare a derubare quell'altro prima di staccare. Ah, sì, sì, infatti, magari proviamo a derubarlo, dai. Vai. Ma secondo me a me conviene usare tipo una scimitar piuttosto che una un falcione come tengo adesso, una labbata. A me conviene una scimitarra con lo scudo, secondo me. Mi aumenta ancora di più la classe armatura. Tiene sta bella scimitarra che fa pure bei danni, fa pure più danni di quello che tengo io praticamente. Ok, allora, allora Salvio, salva un po'. Aspetta, ci stavo parlando. Vabbè, allora salvo, mo io provo a derubarla, dove sta? Ah no, non c'è modo di derubare questa però. No, ma sai cosa devi fare? Invisibile, dai. Ah dai, invisibile, no? Non, come sì. Va? Ah, oh, e prendi Glaurung e fammi tirami invisibilità, Salvio. Ce l'hai, Nico, c'ha l'anello ora. Ah, è vero, c'ha l'anello, che scemo. Hai ragione. Vabbè. Vado in modalità turni, però, perché c'ho solo 10 turni. Allora, io vado qui, mi nascondo, svuota tasche. Ah, è impossibile raggiungere, aspetta, fa scatto. Ma voi mi vedete cosa sto facendo intanto? Sì, 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 sì. Okay. Sì, sì. Vuota tasche. Oh, c'ho tutto! 800? No, non me lo fa fare. Ah no, vuota tasche. Ma l'ho ho fatto vuota tasche su me stesso, ma che cazzo? Davvero, giuro. Aspetta, ce l'ho ti fatta! Posso dare guida? Sì. Oh, aspetta, eh. Ma io mi vedi? Qua. Sì. E ti lancio una guida. LOL. Allora, svuota tasche. Allora, io posso rubare 5.000 monete d'oro, che sarebbe top, certo. Ma con una probabilità bassissima di riuscirci. Shit. Se no, gli posso rubare, tiene 1.000 pergamene, le pergamene è un po' più semplice. Il bastone incandescente, quello lì, che faccio? Allora, Salvio, salva adesso. Provo a rubare. Io se riesci i soldi. A prendergli il bastone. Perché il bastone vale 700, è meglio 5.000. Io provo a rubargli i soldi, provo. Ah, no. Ecco. Aspetta, meno 5 e basta. Riprovaci. Sei in arresto. Carico. Prova a ribattere per uscire. No, aspetta. Quel soggetto, no, aspetta. Ma perché per il danno del monogetto è mancante o due? Ecco, vai, questo. Venti. Successo critico. Aspetta, ma ho 5.000 in più. Davvero? Ah, no, raga, non me l'ha fatto. Ma riprova. Sempre invisibile. No, non sono invisibile.
E vabbè, rimettiamoci. Qualcuno la lascia in visita. Carica. Devi fare carica. Carico. Ah. Eh sì. Quindi cioè, mi immagino la faccia di Francesco che recupera questo poco di live. Bravo, noi che stiamo a rubare le cose, ma che cazzo? Che vabbè, dai, piace l'ultima volta questo. Ma che probabilità però, tiene dei soldi? Allora, dovrei superare 21, però io non so come funziona. Okay. Non funziona tanto bene sto suo da tasca, perché mi dà una probabilità bassissima. Cioè io ho più 9 in questo momento, eppure mi dà una probabilità bassissima. Più 9, più la guida, insomma. Sai cos'è? Mi serve Glaurung, ho un'idea, raga. Un'idea grossa. Mi dai un attimo Glaurung, devo vedere una cosa. Cioè vuoi proprio il comando di Glaurung? Sì. Vai, è vai, tuo. Ce l'ho. Allora, voglio vedere lui. C'ha invisibilità superiore lui? Pare che teneva la pergamena. No, non è che l'ha imparata l'invisibilità superiore? No, ma non l'ha imparato? Ma dannazione. Invisibilità superiore, eccolo qua. Ah, livello di mago troppo basso. No, se no era fatta. Io facevo l'invisibilità superiore che non va via quando rubo. Perché qua mi vedono sicuro. Vabbè, riprovo. Che mi prendo? Di nuovo i soldi, provo qualcos'altro. Raga? Vabbè, riprova i soldi, prova i soldi, prova. Dai. Che con 5.000 te ne compri 10 di quei randelli, praticamente. Esatto. No, niente, non va. Riprova. Devo provo a ribattere, aspetta, devo uscire, ma qua non so se ci riesco adesso. Ci provo. Ma intanto uno. Fast, ci provo io, aspetta. Ci provo io intanto a fast, guarda, basta. No, ma intanto stanno arrestando. Dai, fa. Ok, mo mi serve. Beh, provo anch'io, dai. Allora. Senta, e come fai? Non puoi senza invisibilità. Ma ce l'ho l'invisibilità. Ah. Perché non mi. Che cosa sta facendo? Così, ti hanno sgamato. Va bene, no, vado pure io di invisibilità, ho capito. Ah. Sì, ma. Cioè io ho cliccato su un punto a caso, ma cioè. Out of sight. Out of mind. Vabbè. Ragazzuoli, direi che. Ci riprovo. Ma ci provi. Niente. Carico di nuovo? No, io adesso attacco. Vabbè, abbiamo iniziato il combattimento. Okay. No, tutto tu. Anche contro Jaira. Tutti. Beh. Vai, vai, parea e poi chiudiamo. Che devo fare? No, che devo fare? Se vuoi, se no chiudiamo. No, va bene così. Facciamo sciocchezze. Va bene. Va bene, ragazzi. Salutiamo tutti. Mettiamo... Sì, ci mettiamo settimana prossima. Non sappiamo ancora le date, ma comunque ci vediamo presto in questo atto 2 pieno di sorprese. E vi ricordiamo anche che da mese prossimo riprenderemo le live delle nostre giocate di D&D. Quindi adesso diciamo la full immersion Baldur's Gate sta per concludersi, poi faremo con più calma tutto il gioco e riprendiamo insomma con le attività normali. Direi che ho finito. Ciao, buonanotte, ragazzi, buonanotte. Ciao.